Benvenuti a tutti e grazie di essere qui. Grazie a Ludab che ha organizzato questo evento e grazie al patrocinio del comune di Casoria e all'assessorato alla cultura. Stiamo per varcare la soglia della locanda nascosta. Noi siamo semplicemente un gruppo di amici che si divertono a giocare di ruolo e stasera giocheremo a D&D, da quello che potete vedere. Il nostro gruppo gioca principalmente online. Potete seguirci su Twitch durante le live, YouTube per il caricamento delle varie sessioni, compresa questa, e su Instagram per aggiornamenti vari e il quotidiano, i vari annunci per i nostri eventi e le sessioni live. Da poco, infatti, è appena cominciata la nuova campagna che si chiama Sentieri di Bruma e siamo solo al terzo episodio, quindi potete anche recuperarle se volete senza problemi sia su YouTube sia su Twitch. E seguiteci su Instagram per i vari aggiornamenti. Ma passiamo a stasera. Ovviamente potete andare via quando volete, fate solo l'accortezza di uscire silenziosamente. Stasera assisterete a una one shot, cioè una partita singola. Il gruppo di giocatori impersonerà una banda di goblin. Già sono brutti a vederli al tavolo così. Saremo ancora più brutti. È fatto apposta. È fatto apposta. Penso che tutti conoscete le creature verdi, brutte, tipicamente fantasy, che ci sono anche, per esempio, nel Signore degli Anelli. Francesco potrebbe fare un saggio. Detto questo, il simposio. Detto questo, veniamo all'aspetto interattivo. Stasera avrete la paletta a due facce che avete in mano. Da una parte c'è la birra e dall'altra il vino. Durante il gioco sarà possibile che io vi chieda di scegliere tra due opzioni. La maggioranza vince. Nel caso di parità, discrezione del master, oppure a chi grida di più. Questo è buono. Quindi grazie ancora di essere qui e cominciamo. Dai, dai. Siamo un applauso al regista. Va bene, grazie. Vediamo. Si vede? Chuck. C'è bisogno di qualche aggiustamento? Va benissimo. Vai, ciao. È sera. Il cielo delle campagne sopra Baldur's Gate è molto scuro, senza stelle. Fa freddo, siamo in inverno. C'è vento e un po' di neve che nei giorni scorsi ha bagnato le campagne. Nascosto dietro una collina molto a est c'è un accampamento, il vostro, l'accampamento Goblin. C'è un grande falò che è stato organizzato al centro della tribù Puzzo Trucco, così da scaldare le decine di goblin raccolti in poco spazio. Si sentono urla, sghignazzi, litigi e l'odore soprattutto di cibo cotto, spesso anche bruciacchiato, se vogliamo dirla tutta. Il fuoco è alto quanto tre goblin e largo almeno quanto il culo del capotribù, che è sghignazzo culo nero. Un hobgoblin, che sono cugini grossi, muscolosi e brutti dei goblin, pieno zeppo di cicatrici, anche un po' pienotto, diciamo, anche per questo ha un fondo schiena, diciamo, bello grande, ha delle zanne sporgenti ed è anche molto peloso. Di solito se ne va in giro mezzo nudo, tranne che per una gonna di pelliccia molto puzzolente, che gli veste anche bella larga. Deve passare aria. Culo nero è chiamato così perché ha un brutto vizio. Oltre a lavarsi poco, ma questo è comune a tutti i goblin, lui ama sedersi sulle braci dei fuochi appena estinti per scaldare. Per questo il suo sedere è quasi sempre nero di pulì. Al momento se ne sta seduto sulla sua poltrona davanti al falò, che scoppietta, a mangiare e sghignazzare ogni tanto. Tutti intorno i goblin sono impegnati a preparare cibo, togliersi le caccole dal naso e metterle nel cibo, mangiare quello stesso cibo o buttare quello stesso cibo in faccia agli altri. Non è che siano molto intelligenti. Il fuoco dell'enorme falò crea delle ombre sulle tende intorno, tutte raffezzate, molto sporche, col macchie di unto sopra. Queste tende sorgono in tre cerchi concentrici, tutto attorno al falò in modo molto disordinato. C'è anche qualche latrina costruita qua e là, e i goblin sono così stupidi che non hanno avuto nemmeno l'accortezza di costruirle lontano dalle tende, ma sono lì in mezzo, quindi c'è un po' di puzza, non solo di cibo, ma anche di altro. È giusto. Cioè, uno si deve liberare, che fa? Cioè, deve andare lontano. Uno va vicino. Quello mangia e poi va in bagno. Uno va là. Tutti i goblin sono abituati a questo tanfo, ma gli altri dovrebbero sentire un odore acre, pungente, di funghi e marciume. La tribù di Puzzo Trucco, infatti, si chiama così perché ha la tradizione di truccarsi con una mistura fatta di funghi, marciume, schifo trovato ovunque, che somiglia quasi a muco di troll, molto gelatinoso, viscido,
e loro lo preparano con tanto amore ogni luna nuova, e tutti ogni giorno se ne mettono un po' sul viso. Ognuno dei goblin decide un disegnetto da farsi con questa mistura. Ovviamente l'Hobgoblin, che è a capo della vostra tribù, ha un culo, la forma di un culo sulla... Se ci avviciniamo al falò, comunque, vediamo che intorno a Sghignazzo Culo Nero ci sono quattro goblin e un grosso forziere che hanno poggiato lì davanti al falò. La tribù è raccolta lì intorno a sentire cosa ha da dire Sghignazzo, che intanto si alza, tira un bello scorreggione degno del capo tribù e comincia a parlare, spandendo tra l'altro ovunque dei pezzetti di cibo ancora in bocca. Oh, finalmente vi siete resi utili, schifosi puzzoni! Da un calcio al goblin più vicino, che urla... Ah! La squadra di esploratori più inutile della tribù ha ritrovato il forziere più pieno dell'anno. Bravi, bravi! La festa procede con il discorso di Culo Nero, che tra l'altro, avendo a disposizione circa 36 parole, non è che sia molto lungo, è molto forbito. I quattro goblin che hanno portato il forziere spiegano dove l'hanno trovato. In una grande caverna a nord, oltre la palude sommorti, oltre le vette sfracellati e oltre le colline schiacciate. Questi non sono proprio i nomi ufficiali delle cose intorno a Baldur's Gate, però i goblin gli hanno dato il nome per cui muoiono più spesso. Non sanno per cosa muoiono nella palude, quindi quando passano vedono i goblin morti, vabbè, sono morti, quindi quella è la palude, sono morti. Nelle vette invece li trovano sfracellati, quindi sono vette sfracellati. Nelle colline li trovano schiacciati, non si sa perché, quindi colline schiacciati. Sghignazzo allarga le braccia, spandendo l'odore speziato delle sue ascelle, che vi arriva tutto... Ho deciso! Se questi qui hanno portato un forziere, devono essercene altri lì nella caverna. E allora organizzerò una spedizione con il doppio degli esploratori. Erano quattro. E allora ne facciamo sette. Il giusto, doppio. Giusto. Il doppio. E allora, che è esattamente il doppio. Allora, Yek, vieni qua. Tu parti, sicuro. Io. Tu parti. Portatene altri. Vabbè, altri esploratori. Sette. Altri nove dopo me. Esatto. Ok. Descrivi il tuo personaggio, Yek. In una parola. Bellissima! Ogni tanto mi esce questa voce, ma non ho capito. In più parole, sono un modello. Ho delle orecchie alte, una mangiucchiata tutta. È perché ho fatto tante battaglie io. Sono un grande guerriero! Poi ho puzzolette, puzzolenti e i denti incisi bellissimi, in avanti! E poi sono altissimo! E oltre sono a tutto questo, tanto alto. Vorrei sapere io il disegnetto del tuo puzzo trucco, cos'è? Io disegno... Un trono. Perché sono... Un re! Ci sta! Anche tu, abile guida! Dice Culo Nero, mentre un altro goblin si avvicina. Questo goblin sorride felice, anche se ha una gobba, è un po' storta, una gamba un po' più corta dell'altra. Sembra felice. E si avvicina al capo. E adesso voi mi dovete dire: lo chiamiamo scartellato birra, oppure sagnaffo vino. Vino, birra. Birra! Lo scartellato. Può votare, sì. Lui in caso di parità. Regista vale doppio. In caso di parità, capito? Sposta al lago della bilancia. Tu sarai la guida della spedizione. Ma serve anche un grande guerriero. Gregor, vieni qua. Fai da guardia a Yek. Che tanto lui, diciamo, è meglio che abbia una guardia. Sì, padrone! Vieni qua. Un goblin più piccolo degli altri, se possibile ancora un po' più bruttarello, ma con una pelle, voi lo sapete, che non si addice proprio a un guerriero, diciamo, che ha vissuto tante battaglie, però lui c'ha quantomeno la voglia, va, la voglia. Si avvicina. Padrone, che si fa? Stai vicino a me. Quanto vicino? Non troppo. Va bene. Ma... basta che mi difendi. Qua va bene. Non che abbia bisogno di essere difeso, sono fortissimo. No, ma io ho tutto per difenderti. Ma sempre occhi aperti. Occhi aperti. E... hai la lancia.
tuo giavollotto? Lo devo prendere. Senza armi come... Ma partiamo domattina! Non si può mai sapere. Hai ragione. I nemici sapete quando... Hai ragione, hai ragione. E lui come corre e va verso la sua tenda. Andate anche voi, là, tutti intorno al falò. Forza, forza, unitevi. Descrivete i vostri personaggi un po' da Armando, poi Francesco, Davide e Teresa, prego. Allora, il mio personaggio è un goblin molto piccolo, ha, diciamo, delle pustole in giro per il corpo, molto, 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 molto particolari, perché sono gialle, incrostate, fa schifo, diciamo. Ancora più schifo, diciamo. Esatto. E poi ha uno zaino e una cintura pieni di saccocce marroni, dove penso tenga delle cose un po' strane dentro. E puzza tantissimo di feci. Tantissimo. Quindi puzza tanto di... Si è sottolineato. Tantissimo. Questo campo è oltre quello del puzzo. Sì, 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 sì. Praticamente tutta la puzza che ci sta quasi è sua. Tra l'altro la vostra tribù è molto famosa perché più che abili guerrieri, i vostri avversari di solito starnutiscono appena sono nei paraggi. Esatto. È quello che è la vostra forza. Vai Francesco. Allora, il mio goblin si chiama Gangialfo lo Sporco. Ok. Per l'appunto perché non si lava da almeno 20 anni, quindi è proprio sporco, lui repelle l'acqua, cioè proprio sporco. È allergico all'acqua. È allergico e ritiene che tutta la sua forza risieda proprio nella puzza che lui emana. Come tutta la tribù, d'altronde. Dalla sua puzza, quindi spesso vedete che si cosparge di letame, di robe sporche, capito? Poi è vestito con degli stracci, bucati, sporchi di terreno, vedete che ha questo naso aquilino molto grande, grosso, con queste orecchie tipo come ce le aveva Berlusconi, capito? Quelle orecchie giganti, quelle orecchie giganti. Ma si può dire questa cosa? Ma possiamo dirlo su YouTube? Tagliato, cioè, taglia, taglia, taglia. E quindi praticamente c'ha, cioè, queste orecchie grosse, c'ha una cataratta anche, quindi non ci vede da un è orbo, è un po' orbo, quindi cammina così, ma c'ha anche l'occhio chiuso, sì, un po' chiuso così, e poi è molto gobbo su se stesso, è sporco e sta sempre vicino ad un bastone che lui chiama ramino, non lo so, okay, perché lo chiama così, diciamo, questo è il mio ramino, si avvicina, è il mio ramino, si avvicina allo scartellato. È lo scartellato. Vuoi una mano? No, perché... No, tengo ramino. Tengo ramino, non ti preoccupare. Tengo ramino. Se hai bisogno di una mano. No, grazie. Scusate, ma perché il goblin assomiglia molto all'orchesco? È contaminato. C'è un po' di contaminazione. Vicino al falò c'è anche un grande calderone con dentro una sbobba che non si sa cosa sia. E altri due goblin sono lì che preparano questo schifume. Descrivetevi. Allora, il mio goblin si chiama Doug Mano Rossa. Praticamente vedete che ha una gamba di legno, però ridotta male, quindi quando cammina è un po' è tarlato, sì, è un po' tarlato. Ma è marcia. Sì, sì. E poi ha due sacche. In una perde, tipo, sembra che perda sangue, c'è del liquido rosso che scorre, non lo so, il motivo per cui quando ci lavana dentro c'ha sempre questa mano rossa. Sempre il pus, che schifo. No, è una borsa a parte. E poi c'è un'altra borsa che sembra ci sia delle erbe dentro. E a questo punto sto aiutando l'altro goblin e dico: e quindi cosa mangiamo questa sera? Buono, buono. Mangiamo porri. Di nuovo porri? Aggiungiamo dell'ortica, è più buona. Vado a prendere. Ce l'ho qui. Buona la zuppa di porri ortica. Buono, buono. Descriviti pure, Teresa. Il goblin che di solito prepara la zuppa di porri tutti i giorni si chiama Pot Porro Puzzolente, chiaramente. Anche detto mezzo naso, perché gli manca la punta del naso, e lui sostiene che gli ha mangiato un procione. Ok, bene. Ma quindi secondo la descrizione ha le caccole in vista.
Esatto. Che a volte con cui ci da, e la condisci, giustamente. Certo. No, ma condisce la zuppa di solito anche con l'intruglio con cui vengono fatti i tatuaggi, che lei tra l'altro usa come deodorante. Ah, sì, ci sta. Andare a dormire con de puzzo trucco è davvero... La mette sotto le ascelle, non indossa solo una cosa lercia di non si sa cosa, visto, e porta sempre la sua padella, che usa anche... Adesso che ci usa, stai facendo in questa cosa? Adesso ci sta cucinando. Ah, adesso sta cucinando. Però di solito quando non cucina la usa come arma. Sì. Insieme al... È come Sam, praticamente. Insieme al cucchiaio di legno. Cioè, una bella cucchiarella. E ora festeggiamo! Partirete domani al sole uscito. Quando esce la mattina. La mattina. Ah, la mattina. E adesso io voglio mangiare. Voglio la porro puzzolente. Eccola. Grazie. C'è un boato dei goblin. Che festeggia, non sanno nemmeno loro che cosa. E l'accampamento diventa da questo momento in poi un parco giochi, perché a parte il punto dove Porro Puzzolente sta cucinando insieme all'ortiga e tutto quello schifo, c'è anche poco più là un gruppo di goblin che gioca col tiro alla fune, poco più lontano dal falò c'è in corso una gara di insetti, sembrano scarabei, su cui ci può scommettere, quindi ogni tanto scoppia qualche rissa, c'è casino, che salta qualche dente, questo a voi vi è molto familiare. È tutto normale. Di solito c'è sempre casino fino a che culo nero non si alza, magari scorreggiando di solito, perché per fare una proporzione, per forza lui si alza e tutto, e lui si risiede, quindi la rissa, diciamo, di solito si conclude così. Ogni tanto. Voi che cosa volete fare stasera in questa bella atmosfera di festa, consapevoli che quando il sole esce dovrete partire per la caverna a nord? Vi ricordo, oltre la palude sommorti, oltre le vette sfracellate e più o meno dalle parti delle colline schiacciate. Cosa volete fare stasera? Allora, io vedete che appena, diciamo, finisce tutto questo trambusto, che c'è la rissa e cose, mi avvicino alle latrine che c'erano in giro per la città. Sì. Vado vicino alla prima latrina. Accampamento. Accampamento. Mi avvicino e faccio: ah, perfetto! Stasera la zuppa di porro mi ha dato un sacco di materiale. E vedi, tutti quanti, anche voi vedete, che inizia a scavare dalle latrine, no, e riempie le sue sacchette. Ah, questo mi servirà per domani. Chiamolino. C'è poco dietro di te che comincia. Ah, mamma mia. Profumo, vorrei dire. Sì. Passa qua, passa. La vuoi mangiare? E no. Cosa ne fai? No. Sono fatti miei. Vabbè. E gliela direi. Ah, bello. E comincia a... Sono fanghi! Sono curativi! E comincia a correre sul falò, così. Occhio che è infiammabile! E mette tutte queste latrine. Mentre lui sa le latrine a ravanare. Vedete un goblin che corre mezzo sporco, lanciando schizzetti ovunque, e si butta nel falò. Si butta, però esce dall'altra parte, diventa tipo un meteorite. E lo vedete. Io prendo il resto della zuppa di porri che è avanzato, che la tiro addosso. Si spegne. Tirami un tiro su destrezza. Vai, vai. Il primo tiro della serata. Destrezza puro. 10. 13. Allora, il tuo campione per metà prende lui e per metà prende te. Dannata. Adesso dovrò curarmi. Intanto il goblin lì davanti. Nuova ricetta. Ecco la cacca. Latrina. La prossima volta. La prossima volta lo faccio. Brava. No, niente prossima volta. Questa serve a me. Non puoi cucinare con le mie cose. Ma così se ne fa di più.
Hai ragione. Una combo. Allora ti do una sacchetta. E vedi che sacco, una cosa tutta marrone. E te la dà. Grazie, grazie. Ah, bene, altro materiale. No, no, non devo farmi, grazie. Ma zitto che tu puzzi. Non fammi, io voglio bere, voglio solo bere. Ah, lasciatemi bere. Non ti avvicinare, che puzzi. Fai schifo. Poco più lontano vedete che c'è un po' di cose che stanno dando spallate, perché ovviamente hanno lasciato un po' di terreno libero per far correre queste blatte, no? Che corrono, blatte, scarabelli. E quindi c'è un po' un campanello intorno a questo mini circuito. No, è forte, è forte, quello è forte, Agnese, Agnese! E urlano come i pazzi. Giovani, giovani. Mi metto vicino al fuoco e prendo un po' della cosa che sembra essere alcolica, quindi che so, come lo chiamano? Il grog, e inizio a tracannare grog senza... Il grog è un liquore fermentato di pecora, sì, latte di pecora. Comunque inizio a bere questo grog. Ha un odore... Così finché non svengo, praticamente. Io dobbiamo festeggiare, domani non sappiamo. Okay. E quindi... Potete entrare. Prego. Prego, 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 prego. Ciao. Salve. Allora, lo scartellato scommette sulla blatta 1 o sulla blatta 2, che sta lì che... Birra blatta 1, vino blatta 2. Guarda, è incredibile. Cioè, comunque siete sempre in parità, vorrei dire. No, vino. E vince il vino. Blatta 2. Ok. Qualcuno... No, eravate in parità. Francesco, Davide, tiratemi un D20, per favore. Io. Arrivo. Uno! Fallimento critico! Esplode la blatta! 11. Su okay. Cosa dobbiamo tirare un... No, 11. Quello che succede alla blatta 2 è che mentre sono tutti i goblin intorno e le due blatte cominciano a fare tipo F1, uno di là, uno a destra, a sinistra, fino a che la blatta 2 all'improvviso immobile e poi... E la blatta 1 vince. Ha vinto la blatta 1, ma tu avevi votato blatta 1, ma ha vinto. Vabbè, blatta ma... 2. Mi dispiace. Sarà per la prossima volta. Bene, voi che cosa fate? Svenuto. Uno fuori. Allora, io mi riprendo e ritorno alla mia attività, perché faccio il cerusico del villaggio. E quindi se sta qualche goblin che sta male perché ha bevuto troppo, ok, lasciami stare, dargli assistenza. Lui non lo pensa, lasciami stare male. E non so, Master, c'è qualcuno che ha bisogno di cura? Di cura. Beh, mezza tribù è come ti e quelli li mettiamo da parte perché si cureranno da soli. Poi no, diciamo di ferite, ci sono un paio di goblin che hanno qualche dente... Che partito. Qualche dente partito, allora un po' di sangue. Io vado vicino. Come stai? Come ti senti? Bene. Ma tu hai un problema, hai troppo sangue. Non puoi stare bene, ci penso io. Metto una mano in tasca, sì. Ci penso io. Sì. E poi prendo un paio di sanguisughe. E gliela appiccico proprio sulla faccia. Esatto. Ma starei meglio. Ma sono da mangiare. No, lasciali lì, falle fare. Aia! Che fanno? Il male fa bene. Il male è bene. Tutto torna. Poi aspetta, dobbiamo fare quest'altra cosa. Un bel impacco di ortica. Dove? Su quel dente che è caduto. Bocca. Piglia, poi gli butto. Domani sarai benissimo. Perché caccio un taccuino e in realtà non so scrivere. Però scarabocchio. curato un altro. E richiudo il taccuino. E vado alla ricerca. È intelligente questo goblin. Cioè, c'ha un cui altissimo. C'è il pensiero di scrivere. No, è uno dei goblin che ha il maggior rispetto nella tribù. Io sono il guaritore del capo. Cioè, lui mi ha scelto apposta.
è più intelligente di te. Ma quanto mai. Sì. Jack, senti, io c'ho un pochino di cose qui. Potremmo partire pensando di fare delle tipo cose che... Fiamme, fuoco, che dici? Ma che stai a dì? Guarda! E prende questo sacchetto pieno di merda e lo mette sotto al naso. Ma guarda, questo fumo, vedi che esce. Bello, eh? Oh, di toilette! No, non so pure io. Questo si infiamma. Posso dare fuoco alle cose. Bravo, mi piace. Bello, eh? Per domani? Vedi che sto un attimo fermo. Un momento, sto facendo. Stai cagando sotto. Praticamente. Sto facendo la cacca. Ah, ah. Prendi, prendi. Dopo me. E di più. Questa la prendo anche perché è bella verde. Bella fresca, fresca. Ok. In quel momento arriva anche Greg. Ma non rimane, ma perché hai il culo fuori? Greg! Fa la cacca! Ci servono munizioni! E lui si mette lì, però non si abbassa. Mangia porro! Fa la cacca! Non si abbassa il porro perché non gliel'hai detto, quindi lui muore. Buono, si raccoglie già! È in mano a un giavollotto, cioè una scancia spezzata. La tua salma! Un giavollotto! Benissimo! Così che sei un vero goblin! Ma lui viene con noi! E certo. Domani. Muore lui. Al posto nostro. Mi difendi. Ma è tipo, hanno detto, quando il sole esce. Dove deve uscire il sole? Dalla tenda. Il sole esce dalla tenda. Tenda. Esce da dove se no? No, ma chiedete a quello intelligente. Ma voi... Io. Ma chi è? Lui. Ma lui è più intelligente. Aspetta che leggo i miei appunti. Vediamo se hai studiato, io lo so, me lo ricordo. Quindi il sole è nella tenda. Vedi, dovremmo cercarlo. Esatto. E dov'è questo sole? Ma lo vuoi cercare per non farlo uscire? No, bravo. Per farlo uscire prima, così partiamo. E perché? Perché magari c'è qualcuno avevano da detto curare. Che sei intelligente. Dobbiamo curare le persone. No, no, io devo aspettare che tutti questi fanno la cacca. Esatto. Ho raccolto poco stasera, domani non ho molto. Andiamo a cercare. Allora posso... Anche. Ci penso io per la cacca. E vado vicino a tutti quelli svenuti e gli metto tipo qualcosa alla tasca. Sicuramente l'assetto. Comunque metto in bocca a tutti i goblin svenuti. Tutti. Penso lui. Lui doppia dose. Che fai? Lasciami stare. E gli dico... Ma questo villaggio è interessante. C'è il cuoco che mi dà materiale. Il dottore, che cos'è qui? Mi dà materiale. Il capo che mi dà materiale. Posso fare un sacco di esperimenti. E domani dobbiamo partire per forza. E certo, con tutto questo. No, materiale. Perché è meglio allontanarsi di costa. E io mi allontano. Infatti, passa qualche ora. E appena i goblin cominciano a ristabilirsi vagamente, anche tu, cioè ti svegli con un'impellenza, ma proprio di quelle che... Cioè... No, subito. E quindi... Immagino che lui rimane sdraiato. Sì, e dorme ancora. Tutta la notte passa, perché fa un po' freddo, però in effetti tutti diciamo i liquami che sono in giro attenuano gli effluvi, hanno riscaldato l'ambiente, fino a che in effetti l'alba arriva. Quello che vedete è l'Ignazio Culo Nero che sta dormendo, indovinate un po', con il suo bel sederone sopra alle braci del falò. Tu ti sei ripreso vagamente, cioè, insomma, vagamente, sei liberato quello che devi liberare, ti sei ripreso un po' da tutto il grog che avevi bevuto, però più o meno ci sei. E vi si avvicina la guida, lo scartellato. E buongiorno, partiamo. E lui è il capo. E cioè, lui è il partiamo. Capo, ma io sono la guida. Ma lui resta il capo. Io sono più importante. Sì, tu mi dici che io devo guidare, io... Tu dici che partiamo.
Esatto. Ma perché l'ho detto io? Mi sembra giusto. Partiamo! Ah, sì, dovevo dirlo io. Partiamo. Ok, cosa vi portate dietro? A parte tutto. Io già sapevo. Era una sacca. È una sacca messa. Probabilmente era una sacca. Ieri è capitato anche un goblin a mo' di zaino, capito? E poi tutti i sacchetti intorno alla chiusura. No, da dietro. Cioè, e tutti i sacchetti intorno alla chiusura. È un imbottito di merda. L'armatura di cacca. Da dietro è invulnerabile. Okay. Perfetto. La guida, la vostra guida, il mitico scartellato, si avvicina e fa... Allora, dobbiamo passare da un po' di cose... Urok! Dov'è Grok? Ma che vuoi? Dov'è Grok? Dobbiamo partire. Io non ho Grok, vuoi la cacca? No, non tu. Dov'è Grok? Portatelo appresso e lì prendilo. E con che prendo una bella bottiglia di solito così sono morti. E il luogo dove dobbiamo andare? Lì così si chiamava. Lo dobbiamo attraversare. Sono morti. Se volete. Ma morire? Senza strade. No. Ma scusa, non sei tu la guida? E infatti. E perché decidi tu, scusa. No, cioè decido io, ma in realtà non decido io. Allora. Ma che significa? Mentre fanno questo io mi segno un appunto. Non morire. La prima cosa. Intanto lo scartellato si è messo o no il puzzo trucco stamattina? Birra se l'è messo, vino no. Ovviamente. Cos'è? Vabbè, ma sono quattro, quindi sono a posto, quindi se l'è messo, quindi si è impiastrellato con questo schifo. E vorrei dire, salve, benvenuto. Ciao ragazzi. Ciao. Vorrei dire un'altra cosa. Lo scartellato sceglie di passare dalla palude sommorti o dalla pianura? La pianura è vino, la palude sommorti birra. Master, guarda un po'. Master, fai un breve amici, piccolo ragazzi, benvenuti. Ciao ragazzi, prego, sedetevi. Mi è stata data una paletta. Ogni tanto durante il gioco di ruolo, non so se conoscete vagamente Dungeons and Dragons, vi sarà offerta una scelta. Con quella paletta potete scegliere tra le due opzioni. In questo caso stavamo decidendo se il nostro gruppo di goblin passava dalla palude sommorti o dalla pianura sconfinata. Quindi facciamo la votazione, visto che ci siamo. Birra, palude sommorti, vino, pianura. Mi sa che sempre la palude. Ok, si va per la palude. La palude sono morti. Io ho una strada, è una strada perfetta. La pianura sembra più, cioè, ma non c'è nessun faro. Nella palude Ti puoi mettere sotto l'acqua. Sono morti di sotto. In mezzo. Allora ricorda di tenere il tuo tuo. Ma a te entra l'acqua nel naso. Fai un po' ci metto un po' di fai come me, fatti l'appunto, non andare in acqua. Te lo scrivo io, tu non sai scrivere. Faccio uno scarabocco. È questo. Lo scartellato si avvicina a te, tutto così con una delle gambe un po' storta, cioè un piede c'ha sei dita, veramente un po' strano. Si avvicina. Ma non ho mai visto un goblin così. Tu sei brutto. Molto bello. Ma tu c'hai sei dita. Sì, guarda. Non è vero. Si spacca il piede a terra. Si spacca il mignolino e se lo mette sotto. Ma stai male, stai sanguinando. No. Hai bisogno di un medico. Hai bisogno di cure. Prendi l'impacco e gli butto l'ortica proprio sul mignolino che si è rotto. E lui comincia a camminare a passo veramente spedito. La nostra guida sta andando, andiamo. Aspettate. È troppo. E vedete che lui cammina comunque con questo sacco pieno di merda. Praticamente, un sacco pieno di merda. Perfetto. Allora, come vi disponete in questo viaggio? C'è la guida davanti, poi... Io, ovviamente. Abbiamo detto però l'equipaggiamento. Non... No, siamo... però non conta. Io ho la padella. Chissà. Quindi hai detto, c'è Jack dietro la guida. Davanti la guida. Ah, davanti. E come ti fai a far guidare? Ti fai spingere. Passo avanti. Ma giusto perché l'ho detto io. Grazie, grazie.
gli altri tutti a caso? Sì. No, io sto al cerco di stare al centro, insomma. Sei troppo okay. Io sto vicino all'amico okay. Urak. Voi cominciate a camminare verso Dagli la mano. All'inizio c'è un sentiero vagamente battuto. Voi già la vostra tribù era accampata in un luogo. Il sentiero è battuto fino a che man mano comincia a diventare bosco completo. Quindi non c'è più alcun sentiero, comincia a passare tra gli alberi, fa anche un po' freddino, eh? Soprattutto per chi ha solo stracci addosso, comincia a sentire un po' di quel fresco, diciamo, passare attraverso le fessure del cuoio e delle pezze che avete addosso. Fino a che, oltre il bosco, che è molto piccolo, 2-3 ore di cammino, ci sono alberi alti, neri, con pochi rami ai lati, nessuna foglia, c'è però un odore che voi non è che mi fastidisce molto, visto da dove venite, ma c'è un odore molto forte di zolfo, di uova marce. E l'acqua pian piano all'inizio camminate nel fango, pian piano diventa sempre più fanghia fino a che cominciate a vedere proprio l'acqua. E voi che siete piccoletti, ben presto l'acqua vi raggiunge ai fianchi. Oh, qui c'è bisogno di un goccio. Ma senti pure tu questo profumo. Buono. Tra l'altro lui con il suo sacco, non sei tu. Appena entra in acqua si comincia a stare dietro una scia praticamente. È marroncina. Quindi immaginate una visuale dall'alto, tutti questi goblin che camminano a caso, lui con un enorme sacco e una scia marrone nell'acqua. Questa è la io cerco sanguisughe nel frattempo. Cerchi sanguisughe? È nell'acqua di solito. Tirami un indagare. Indagare va su intelligenza, se non sì. mi sbaglio. 18! 18? 18. Trovi 6 sanguisughe. Oh, oh, mentre cammini. Sono contentissimo. Mentre sì. prendo. Che belle. Oh, ero vado degli animalette. Com'è? Degli animalette. Sì, ne vuoi una? Io l'attacco a tradimento dietro le spalle mentre lui cammina. Lui non se ne accorge, non se ne accorge, un po' più su. E perdi un punto ferita, però non lo sai. Però segnati un punto ferita. Segna meno uno. Meno un punto. Senti un po' debole all'improvviso. Tanto cominciate anche a sentire il gracchiare dei corvi. Ma vuoi beh, vuoi beh. Ma la finisci di importunarmi. Ma beh. Madonna, ma perché devo stare... Yek, per hai un boccale? No, puoi stare una sacca praticamente. C'è una specie di budello, è carino, una specie di budello. Vai più dietro. Quello vuoi. Devi andare dietro, ha detto. No, devi andare dietro. Ma io sono vecchio. Come sei vecchio? Dietro. Non sei vecchio. Segui la scia che lascia lui. Lui è l'unico goblin vecchio della tribù. Siamo le prime. Hai un po' di rispetto per me. Mettiti dietro di me nella mia scia. In effetti è molto difficile, grazie a questa cosa è molto difficile perdere le tracce tra di voi. Ma allo stesso tempo lasciate insomma una bella scia. Ora vi dovete fare. Ma se io nel frattempo tracanno Grog mentre sto camminando, se vieni mentre stai tracannando Grog. Ma avete notato che i personaggi vecchi sono tutti ubriachi? Tutti! Ce n'è uno che non vede. Non è vero. A un certo punto sei sopra di non è vero. E puff. Ti cade qualcosa nella tazza. No, nella tazza. È buono. Sì. Buono, un bavaro però. Che cos'è? Fai vedere. Dieni. È una nuova ricetta. Dove l'hai preso? Cuoco, aggiungiamo pure un particolare, vieni. Due gocce. Ecco. Oh. Adesso è saporita. Buono. E se quella mia fresca. Tieni. E senza sapere la tengo di qua. Seguitemi. Cioè, scartellato che sta continuando nell'acqua. Tra l'altro, lo scartellato, visto che è tutto storto, il suo orecchio sta a pelo d'acqua. Qua sei chiudite. Seguitemi. Andiamo. Dovete farmi un tiro di gruppo di sopravvivenza. Saggezza. Ah, comunque... recuperi il punto ferita. E hai più un punto ferita che temporaneo. Ok. Aspetta. Tutti, di gruppo. Sì. 16 okay. più 2, 18. Allora, 10 più 3, 13. 7. 7. 15.
15. Okay. Ovviamente il migliore. 15. Ma hai fatto 15, meno 1? 18. Sì. Okay. 15. 15, 7, tu Davide? Io avevo fatto 13. Ok. Grazie alla vostra guida, lo scartellato che sta sempre a quello dell'acqua, quindi probabilmente sente cose che voi non sentite. di qua e ti aggiungo, no, di qua e di là. Mi fa fare una strada e riuscite alla fine del primo giorno a uscire da questa palude e anche a trovare un posto abbastanza buono dove accamparvi, già fuori dalla palude sommorta. Quindi ma... complimenti alla vita, siamo sopravvissuti. Ma che strano, il mio zaino è molto più leggero. Che è successo? Ma vedi, l'hai che... mangiata ma... tutta? Ma questo, ma aspetta, zaino è bucato. Come è bucato? Questo è lo zaino bucato. Ci rifaremo stasera. Guarda, vedi che se ne è... Ti faccio un appunto. Non prendere zaini bucati, ricordatelo. E non, aspetta, lo devo aggiustare. Madroni, vuoi che faccio la cacca? Un attimo, aspetta, ripariamo lo zaino. Mi scappa! Falla! Ferma! E mette lo zaino sul... No, mette le mani. No, lo zaino. Vabbè. Cosa sta uscendo? È pulitone. Vai! Lo zaino. Vai ora! E ora no. lo devo aggiustare anche alla classe armatura. Vedi che si siede vicino allo zaino, prende due fili d'erba e inizia ad intrecciare il buco. È proprio scaltro questo. E intanto, cioè, ma è troppo scaltro. Intanto lo scartellato, mentre state sistemando l'accampamento eccetera, vedete che lui perde un po' d'acqua dall'orecchio, che probabilmente, visto che si è tutto trascinato nella palude, ancora ogni tanto quando si muove perde un po' d'acqua, qualche alghetta ogni tanto, però riuscite a trovare un posticino e vi sistemate per la notte. Ora c'è qualcosa che volete fare questa notte? La cacca! Voglio bere! Voglio bere! Quello va bene, possiamo... Meno male! Volete mangiare? Certo, se dopo ve la facciamo! Che si mangia? Abbiamo... Ancora! Ma sai fare una cosa? Eh sì! Jet Thunder! Io non ce la faccio più! L'ho assunta io! Madonna! Io il cuoco! Assunta! Madonna, vuoi che vado a prendere qualcosa? Si chiama Assunta? Sì! Ti chiami Assunta? Sì! Ma che sei in citrullito? Quello che ti... pare buono! E cos'è buono? Chiedi al cuoco! Io vado a prendere qualcosa nel bosco! L'ortica! Buona l'ortica! Prendila a mani nude! Ma che cos'è? E questa, gli faccio vedere una fogliolina! Quando punge vuol dire che è buonissima. Tieni. Vado. E sparisce nel bosco, Greg. Abbiamo perso Greg. Scartellato si gira. Ma è pericoloso andare nel bosco di notte. Ma io volevo un topo. Proprio per questo non ci vado io. Ci va la mia guardia del corpo. E se... Da adesso sarai tu la mia guardia del corpo. Chiamiamo il bosco Spariti. Mi piace. Oh, Spariti. Segna Bosco sulla mappa. Spariti. Bosco Spariti. Tu intelligente. Scrivi. Scrivi. Ma che vuol dire? È lui. E quando non ci sei più? È morto. No. No, sono morti. Erano morti. Sono morti e dietro. Qua è Spariti. Quando non vedi più le persone, non vedi ma più. Ma quelle ciecati. Qua è Spariti. Segna. Poi chiediamo al capo TV. Non vuole chiedere a te. Vabbè, la prossima volta lo mando a lui, mi ritraggio. Vuoi bere? No. Non vuoi bere? No. Allora, fammi un tiro salvezza su costituzione. A parte che hai un alito pestilenziale. Sembra che hai mangiato la mia merda. Costituzione? Costituzione su forza? Costituzione. No, su costituzione. Costituzione su costituzione. È ubriaco, si vede. Scemo. Io sono ubriaco. Tre. Mentre li sta succedendo, boom, viene e viene con naso nel grotto. Toto, passativo. Passativo. Svenuto e cagato. Devo fare bene il mio mestiere. Benissimo. Quindi la notte passa come al solito con un profumino top. E Gregor. Greger, adesso faccio un bel tirino per Greger. A me serve.
Vediamo che succede. Incontra Beluria. Greger, incredibilmente, torna. Verso metà della notte. Un caso. Buco. Sentite un casino del morto. E vedete Greger con un sacco. Sveglia tutti. Greger. E te la butta lì tra i tuoi piedi. Bravissimo, tieni che regalo dell'ortica. Fanne buon uso. Ma non lo posso lasciare. Sì, va bene, lascia. Sei stato bravo. Vedi, fai delle braccia per il ma non ti senti bene. Ci penso io. No, no. Ci metto una sanguisuga. Ok. Quindi Greger dormirà con la sanguisuga. Voi avete un sacco di ortiche. Io sto così. Avrai anche un po' più di... Punizioni. No, io sto dormendo col mio sacco. Schifo. Ti abbraccio. Ma sei a cuscino, capito? Io sto con la faccia riversa proprio a terra. Cioè, sì, continuo il ba. Ok, quindi la prima notte... passa tranquilla. Passa tranquilla. Al mattino, adesso c'è lo scartellato che dovrà fare un'altra scelta. Lo scartellato deve decidere se passare dal passo montano vino o le vette sfracellate. Unanimità! Unanimità! Okay. Quindi passiamo sopra, passate nelle vette sfracellate. Quindi all'inizio della giornata vi sistemate, per quello che poi il vostro accampamento sarà stato un focherello con basta e poi accasciate a terra. Ho fatto la latrina. Ah, giusto, non io la latrina lì, certo, sia mai che quella è la più importante. Lui ogni sera prima di... Non c'è accampamento senza latrina. Tu ti svegli ed hai un déjà vu. Stessa cosa. Stessa cosa. Oh. Esatto. Oh. Dormito bene. Ah, ma questa che fai quando gli dai quella cosa è molto più densa. Bene. Ma che vuole? Me, me la prendo. Ma che vuole? Secondo me hai troppo sangue in circo. No, no, lasciami stare. Lasciami stare. Sicuro, lasciami, non lasciami stare. Lasciami stare. A parte che puzzi. Lo so. Puzzate tutti. Ah, ma lui ti si va un sacco. Sì. Sì. Bene. Cominciate a camminare e dal bosco, pian piano, cominciate a salire lungo il sentiero. Qui a un certo punto il sentiero si blocca totalmente e cominciano ad esserci dei sassi aguzzi, comincia ad esserci proprio la montagna vera e propria. Quindi mi dovete fare di nuovo tutti quanti un tiro di sopravvivenza, per favore, per capire cosa succederà tra queste vette sfracellate. 9. 9. Questa va male. Come osi tirare con 10. Piano piano, i tiri là dentro. 15. Ok. Perfetto. 13. Allora, mentre state proseguendo con il sole bello alto, quindi è bello che usci, a un certo punto ci sono dei costoni di roccia molto alti, saranno 3-4 metri lunghi, che si estendono sia a destra sia a sinistra di questa specie di sentiero fatto di pietre molto lisce e alcune volte taglienti. A un certo punto senti cadere da questi costoni di roccia. Sopra uno di questi costoni sbuca il muso di una creatura rossa. Voi subito la riconoscete. È la figura con un muso allungato, delle piccole zanne che escono dal volto e sono i kobolti. Sono le creature che i goblin odiano più di ogni altro. Sono simili ai goblin, più rossicce, con la pelle più squamosa rispetto alla vostra, mentre hanno... pensate a delle lucertole, quindi con il dorso tutto rugoso e rossastro e davanti invece il bianco un po' più. Stanno su due piedi e sbucano dai vari costumi. Alcuni hanno un arco, altri hanno lance di su, a parte un paio che sono davanti a voi e che sbucano invece dai lati di questo. Alto là! Chi è? Siamo noi! Voi chi siete? Tu chi perché sei? Parla lei?
Ho detto a lei di parlare. È chiaro che cercano me. Ma voi chi siete? Cercate lui. Non è Oscar. Cercate lui? No. Ma come ti permetti? Ha detto che cercano. Devi mettere tu avanti. Io. Io sono il capo, sono il più importante e sto dietro. Parla tu. Sono scartellato. Cosa fa in questo momento? Si nasconde vino o si lancia all'attacco birra? No. Ah, oh, attenzione, attenzione! Si nasconde. Si nasconde. Quindi facciamo una bella prova. E poi furtività deve fare. Meglio che si nasconde. Ha capito già qua. Ok, vediamo quanto si nasconde bene. Voi davanti c'era scartellato tutto storto come al solito. Poi ha cominciato a guardare su, giù, poi a un certo punto fa una capriolina di lato e non lo vede più. Ma dove è andato? È rimasto al bosco, sparito. E io faccio la stessa cosa, guardo di qua, guardo di là e faccio una capriolina. Molto dall'alto che vi guardo. Tu fa pure tu una cosa. Vabbè, intanto tira furtività, cioè destrezza, insomma, o se hai furtività nella scheda. Dovete pagare pegno per passare. Oh, ma insomma 22. Ci riesco anche io. Sparito. Sì, però lasci il sacco lì nel mezzo. Sparisce, ma rimane solo il sacco lì in mezzo. E master, io mi guardo attorno, vedo se c'è un cespuglio, una roba. Non c'è nessun cespuglio, sono solo rocce. Ho capito, siete inutili. E allora mi nascondo dietro a una di quelle le rocce tutte aguzze. Va bene, tirate tutti. Quindi rimangono tre quattro sono in lei. No. 11. Sì, mettiti qui. Vediamo che fa. Insomma, magari o no. 11. Capito? Io ho dell'ortica. La tieni. Cacca. Basta, ci penso io. Nessuno si deve permettere di chiedere. Io posso. Posso curare. Yeah. Allora, vuoi un po' di merda? Oh, guarda che sacco. Tirami un persuasione. Lo vuoi persuadere? Uno fallimento critico. Allora, uno. Quello proprio guarda, da Yek. Ti guarda il sacco. Ma quello è merda. Non si può negare. E c'è anche la mia. Appena dici così, parte una freccia. Quindi direi mi alzo un attimo per donare. Tirate iniziativa. Ole, ottimo. Iniziativa su destrezza. Giusto? Sì. Sì. Io posiziono un'altra volta. Una volta fallimento critico. I dadi non portano bene. Yek. Uno è il più alto. Posizionatevi sulla mappa. Oh, e io non so dove sto. Ma io prima mi sono nascosto. E metti dietro un cespuglio, dietro le rocce qua. No, con 11 mi sono riuscito. Cioè, mi sono nascosto. Io non so dove sto. Perché sono sparito. No. Tu mettiti dietro uno dei costoni di roccia che sono qua? Sì. Ma il nostro gruppo sta da queste parti qua? Sì, dalla parte esatto, sta arrivando. Vabbè, metto qua. Posizionando, esatto. E io sono vicino a Yek, perché... tipo qua. Mettiamo Yek qua che stava parlando. E ditemi anche iniziativa, eh. Io ho fatto 20. Non va più dietro. Io ho fatto 20. Tutte e due 20. E allora uccidetevi, chi rimane in vita è quello che ha disceso. No. Gregor, dov'è Gregor? Gregor è a fianco a te. Ok. Ma non c'è la pedina. Okay. Allora, 20 e 23 sei Davide. Francesco? 8. Tu? 19. Secondo te? 1. Esatto. Sapevo. Perfetto. 19 era Francesco, giusto? No, io 8. Ah, già. Ok. Perfetto. Senti che pathos questa musica. Mamma mia. La stessa momento epico. Quando ruoliamo. Allora, su agire, sono proprio Teresa e Davide. E quindi fate pure il vostro turno. Decidete voi come chi lo fa prima e chi lo fa dopo. Se vuoi, vai. Per me io? Vai. Allora, io gli lancio quella che dovrebbe essere una daga, un pugnale, ma che in realtà è una padella. No, quando tiro è il cucchiaio di legno. Fa male. E quindi tira il tiro di legno. Uno. Quindi fallimento che ci fa male. Il cucchiaio finisce nel sacco.
lanci e finisce lì dentro. Io uso il sacco. No, però c'ho il multiattacco, quindi ci trovo. Okay. Vado a prendere dal sacco. Adesso non è il momento di mangiare. È un cashbox. Caio marrone. Vai. E lo lancio. Che resa ti di dadi sempre. Okay. Top. Quindi il tuo cucchiaio fa spruzza questo liquame ovunque, ma non arriva al nemico. Ma c'è più 5. 8 più 5. Era 3 più 5. Ah, 3, scusami. Vai, pensavo che allora, qua no, siamo un po' circondati. Allora, io uso questo attacco. Praticamente prendo la mia borsa di sanguisughe e la tiro in faccia a uno di voi. Sì. Io dove sto? Tipo a questo. Questo è più 3 colpi, vabbè, tiro un D20 e vediamo che succede. No! Fallimento critico. Fallimento uno, critico. Uno. Degno di un goblin. Degno di un goblin. Dove sei tu nella mappa? Ok, chi è che fianco a te? Yek. Perfetto, tirami il tiro salvezza su destrezza, Yek, per favore. Incapace. Due. Greger, quando sono fortissimo. Greger, quando vede che stai per ricevere il sacco di ortiche in faccia, si frappone tra te il sacco di ortiche. Ah! Quando sei abituato! Bravo, Greger! E si prende tutti i danni che derivano da questa cosa. Tiro? Tu hai un attacco solo? C'ho azioni, sì. Perfetto. Sì, perché questa sarebbe una magia solo. Avete cominciato veramente benissimo. Degno di un goblin. Vai, Armando. Vediamo se sopravviviamo. Allora, sentite una risata che non si capisce da dove proviene. Fa. Adesso tocca a me. In effetti, stai scosso. Allora, e quanto hai fatto? Io ho fatto 15. Buono, ok. Più su, 4, 19. Succhini. Allora, tiro su questo. Ok. Ok, e sono... Attenzione, perché voi per ora potete riuscire... Quelli lì sui costruiti di roccia sono molto in alto, quindi quelli a destra e a sinistra. Questi qua. Okay. Esatto. Allora, e vedete una sacchettina che tenevo intorno piena di fiamme che vola in faccia a questo qua. Era questo, no? No, quanto è il tuo range? Sì, c'è la fire. Sì. No, quello lì che sta giù, sì. Quello sul costone dipende. 20. 20 feet. Allora, quello lì davanti, sì. Questo. Con due caselle. Ok. Ce la faccio. Questo qua ce la faccio? Sì. Ok. E quindi vedete sto sacchettino che vola, con la fiamma sopra. E pa! Si ricopre e inizia a prendere fuoco. Wow, 3 danni. Fatti, 7. 7 danni. Ah, 7 danni. Buono. Allora, praticamente il coboldo che era lì, che venne sommerso da questa tua sacca di feci, comincia a incendiarsi e comincia a fare e cade a terra. Puoi anche toglierlo dalla mano. Ah, è morto. Bravo, bravo. Francesco, sta a te. Sono ancora mezzo ubriaco. Vabbè. Vuoi bere? Quindi fa questi versi molto strani perché sì, non si sente bene. E praticamente Bark collando si avvicina un po' agli altri del gruppo e praticamente agitando questo bastone che ha, che lui chiama Ramino, lo agita e praticamente tra uno sputo e una rascata praticamente questi due coboldi qua praticamente vengono sommersi da delle ortiche che li... Ok, che quelli li... a terra? Questi due qui, sì, questi okay, due qua, praticamente delle, dei rovi di ortatiche che gli salgono fin sopra okay, al corpo, alle quindi alle adesso gambe hanno che... il movimento dimezzato, giusto? Hai fatto quella del... Spike growth. Perfetto, hanno il movimento dimezzato e se si muovono prendono un po' di danno. Esattamente. Perfetto. Adesso, scartellato, mamma mia, scartellato che fa? Uno... Birra rimane nascosto, o vino esce e prende parte alla battaglia. E vince il vino. Cioè, il vino rimane... stavolta il coraggio ha preso lo stesso cartellato. Che all'improvviso da un sasso a sinistra, dalla vostra visuale lì, esce lo scartellato. Al momento non dedica nessuna arma, ma lo scartellato va ed attacca in mischia birra oppure attacca da lontano vino?
Olin, dopo aver detto no, no, ormai è andata via. Quindi, quello che succede è che non ci abbiamo la pedina di scartellato. No, non c'è, perché lui non ne ha bisogno. Ah, lui è qui. È l'essenza stessa di D&D. Lui fa così. Comincia a molleggiare sulle ginocchine. Salta e arriva lì sopra. Esatto. Oh, ma vicino al... Caccia un pugnalino dalla sacca e comincia a fare. Ha veramente pochissimo movimento. Però ci deve stare proprio addosso. E gli fa. Germi miei. Capito, sotto storto. La bellezza di 4 danni. Oh, grazie. No. Ma è proprio un killer. Rapidissimo. Adesso sta a Yek. Quelli sono a livello giù. Sì, quelli sono circondati da ortiche. Ok, ok. Pure Gregor sta insieme a me. Gregor sta vicino a me. Gregor è coperto di ortiche anche lui. Gregor, vieni. Devo sempre fare io. Andiamo. Tutto io. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Ma la vai nelle ortiche. Pazzo. Sei entrato nelle due danni. Per me niente. E attacco. Vai, tira per colpire. Attacco. 15. Con cosa attacchi? Cioè, con la scimitarra. Ah, quindi. Oh, wow, gli ecco. Ho una scimitarra io. 15 lo colpisci, tira i danni. Comincia. Oddio, allora, ma tu hai dato un D20. Hai tirato un D20. Cioè, ho tirato 5 con un D20. Cioè, un. No, con quello di quel che è. Non me l'ero preparato. Che è qua? O si vede che vai, non siamo professionisti, siamo presi dalla strada. Siamo dei gobbi. Non è 4. Più o meno 4 più 2, 6. Hai fatto anche più danni. Ah, ok. Ho lo sbudello, secondo me. Sì, padrone, io ti difendo. Attacca. Io non ho bisogno di essere difeso. Mi scappa la cacca. C'è qualche problema. Mi comincia a fare la cacca. Ma senti, ma gli hai dato qualcosa? No. Teresa, sta a te. Allora, io vedo scartellato fare questo salto. Sì. E quindi lo vedo. Sì, sì, lo vedi. E quindi mi giro e lo aiuto e tiro da lontano verso l'altro. Il tuo cucchiaio di legno. Il mio cucchiaio di legno. Quanto hai tirato? 12 va bene, lo prendi. Sono robot di merda. Proprio le robe siamo più scarsi. Su quale, però, 4. Scusami, mi devi dire. Questo qua. Ok, quello lì, perfetto. Quello che aveva attaccato lo scartellato. 5, quindi insieme allo scartellato che arriva anche un cucchiaio. È meglio lasciare che distrae il povero Marcapitale. Quindi lo scartellato riesce a dargli la coltellata finale. E quindi può andare via anche quello. Okay. Adesso però sta loro. Tu hai altro? No, da io fare? Ne ho un altro. Ah, ok, vai. No. Mi giro verso l'altro che sta contro gli Yek. Ok. Brava. Bravo. Brava. Bravo. Bravo. Bello. 17, bravo. 22. 22 per colpire. Sì. Vai, tiri i danni. No, sì. Non le sembra vero, 22, cioè 17 non mi sembra 5, vero. 5 di nuovo. 5 danni, ok. No, però questo rimane ancora in piedi, anche se sta un po' tutto rincoglionito. Ma proprio lui attacca. Yek, ci sei tu davanti, vero? Sì. Sì, e per colpire 16. Ti prego. Ma c'è Gregor, dimmi. No, che c'è Gregor? Mette davanti. Sta facendo la cazzo. Quindi per te sono 4 danni. Quella è su costituzione, no? 10 più 2. Ah, non ti prende no, 16? Okay. Allora ti danno. Perché non fortissimo. No, scusa, è destrezza. L'altro invece tira una freccia verso... Siete tutti visibili, no, adesso? Sì. Chi sono i due in prima linea là? Io qua. Ok, quell'altro? Questo qua è lui. No, quello davanti. Questo, sì, Teresa. Ok, allora vi fanno un attacco a testa. Il primo 12 per colpire. A te, Teresa. Ok. No, ma 14. Non mi prende. Non ti prende. Ti 15, il secondo 22 per colpire. Mi prende. 4 danni. Ok. L'altro che sta di lato invece attacca di nuovo Teresa. Pop. Pot. Attacca pot 16 per colpire.
mi prende 5 danni. Cazzo. È un sacco. Eh sì, lo so che sono danni. Perfetto. Oh. Adesso sta a Davide. Ok. Allora, io provo. Questo sta sopra, giusto? Sì. Vabbè, però io ho l'attacco a ringer. Provo di nuovo a lanciargli qualcosa. 19. Quasi critico. 19 più 3. Mi sa di sì. Allora vedete che prendo la mia sacca di sanguisuga e gliela butto addosso. Sì. 8 più 1, 9 danni fisici. A quale? Psichici. Questo. A quello? Ok. Gli esplode il cervello. In più svantaggia gli attacchi, ability check, eccetera. Okay, anche perché sta traumatizzato da tutte queste sanguisughe che gli sono... Giustamente, sta lì sopra. Con tutte queste sanguisughe che gli stanno addosso. Però riesce a non scivolare e rimanere ancora lì. Armando. Allora... Io ritorno visibile dato il lancio di prima. Ok, vedete che rotolando ancora, quindi faccio ancora delle capriole. Oh, mi avvicino però in maniera visibile, sono solo rotolando. Qua. Come agile. Questo lascia una scia di goccioline. Liguami vari. Questo qua è in 20 e in tiro? No. Vabbè, quindi faccio... Solo quello a terra tu. Ok, allora colpisco questo. Ok. E sempre rannicchiato da terra, prendo un'altra cosa e faccio... Ecco, questa è la tua! E la lancio. Morirà sicuramente. Tira per colpire. 17, vabbè, più 4. Lo becchi, 17 lo becchi. Allora... Lo fa sempre, tira mille dadi sempre. 12 danni. 12 danni, è un livello 1, cioè dovrebbe esplodere, cioè un overkill. Ma infatti come lo vuoi uccidere? Cosa succede? È questo sacco si infrange su di lui ed è praticamente verde e lo corrode piano piano. E io sto col petto in fuori così. Quindi rimane una macchiolina a terra al posto di questo coboldo. Ma si è sciolto. E io dell'acido. Sono un po' impressionato, faccio me ne serve ancora. Puoi toglierlo dalla mappa. Questo giusto? Sì. Ora lo scartellato cosa fa? Sta lì buono dove c'era il coboldo che ormai ha buttato giù, aspetta, si nasconde, birra, oppure riva all'attacco vino. Vive, è vicino. Allora fatemi dare, perché stavolta vediamo se ce la fa con il cartello. Ok, di nuovo scartellato. Di nuovo si molleggia sulle ginocchine. E poi arriva dall'altro lato. Wow, lo chiamavano anche lo scartellato saltellino. Che è storto, però insomma è assurdo. È perché quello accumula energia. Il suo pugnalino. Vediamo se allora lo scartellato sta lì che è tutto contento che ha appena fatto il salto della vita, praticamente dopo il secondo è riuscito a non sfracellarsi. Mi ricordo che siamo nelle vette sfracellati. È arrivato lì, caccia il pugnale, appena del primo fendente mette un piede in fallo. Scivola e cade giù. No. Ora Francesco, dimmi 2d6 per vedere quanti danni prende. 2d6. 1. Ok. 1. Prende 2 danni. Prende 2 danni. Vendi. Una volta ogni tanto i tuoi tiri di merda aiutano. Incredibilmente sopravvive. Perché atterra sulla sua coppa. Sentite tutto un dopo. Boom. Si alza e vedete che c'è un buco a terra. E non ha più la coppa. Che io comunque me lo immagino come Igor di Che sai, mi si è spostata la coppa dall'alto là. Capito? Perché io l'ho curiosità, da quanti metri è caduto? Saranno 6 metri. Allora, comunque io vedo la scena, mi giro, farsi crescere gobba. Mi guarda un po' stranito.
Andiamo. No, però vuoi tutto al contrario, di qua. Ma non vedo il mondo normale. È tutto storico. Perfetto, scattato, ha fatto il suo turno, però almeno è sopravvissuto. Francesco, sta a te. Ancora un po', anzi, con qualche rigurgito che gli viene. Praticamente vede questa scena di dello scartellato che salta, che va lì. Sta anche mi arrotolare davanti a te. Comunque, comunque piano piano. Ah, pensavo di andassi. No, va sotto il costume. Okay. E praticamente prende la sacca con il grog e inizia a bere a grossi sorsi. Comunque sente proprio un rigurgito, una roba fortina, fa e praticamente vomita una, cioè, acido. Vomita proprio, capito, una specie, cioè vomita in alto. Per Goblin non conoscono la gravità, non è sempre così. Questa è una sessione speciale. Questa è una sessione speciale. E comunque niente, per farti capire cosa spray. Tiro, Poison Spray. Ok. Ok, quindi sono quindi sono 2d12. Ok, 2 2d12. Dove cioè, dai, tira. 10. Ok. Ma si corrode. E 8. Ok, quando tu spruzzi questo vomito verso e poi questo c'è qualche tipo Aspetta, lui c'ha lo svantaggio perché è coperto di sanguisughe. Anche lo svantaggio, giusto? Su destrezza, no? Sì, fondo, sì. Su destrezza, credo, qua non c'è scritto. Ok, quant'è, non sai qual è il tuo... 16. Sì, non lo passa. Mamma mia. Quindi prende in pieno questo vomito. Ha coperto di sanguisughe e vomito. Quando sparisce il vomito... Non c'è più, cioè si è disintegrato praticamente. No, probabilmente è scivolato. Non lo vedete più, potete toglierlo. 12 più 4. Jack, sta a te, puoi toglierlo, quel nemico. Vai, Jack. Sto facendo tutto io qua. Io ho quasi finito. Va bene, tanto abbiamo finito anche noi qui. Attacco sempre quello che sta davanti. Vai, possiamo con la scimitarra. Tira. Qua. Quindi. C'è Jack. Mentre tutti il resto vomitano, fa cacche così. Lui sta con la scimitarra. Fa... Poi domani a cosa. Sto preparando il multi attack. Ma non lo facendo tipo riscaldamento. Ok, vai. Prendendo la mira. Qua. E se ne va la comunque mi piace. È più di Teresa. Se ci fosse. Dove ti permetti? Lei è più forte. Adesso sta loro però. Non hai capito, sta prendendo la mira. Ecco. Uno di loro comincia a... il petto comincia a ingrossarsi. Come si riempiono le guance. È una fiammata incredibile. Va davanti a quello che stava attaccando Yek. Quindi prende i tre che stanno davanti, Yek e gli altri due. Ma ci sono le ortiche che prendono fuoco. Questo. Esatto. Sì, questo, sì. Questo e questo. Prende fuoco anche no, lui. Quello. Vabbè, io da questa prospettiva vedo più vicino lui. Non so se è questo. No, l'altro, quello verso questo di qua? Me. Sì. Questi tre, questi quattro. Sì, esatto. Ma quello è la stessa distanza. Questo sì. Quello dietro? Anche. Allora tutti. Perfetto, fatemi tutti quanti un... Ma anche me, scusa. Tutti? No, tutti tranne quello lì. Tranne questo. Sì. Per forza. Tira salvezza su destrezza. Già un po' sa dove posizionarsi. 10. 10? Ok. 9. Ok. 19. 11. Ok, allora, solo Armando l'ha superato. Voi tutti quanti prendete 7 danni. Oh, assommarissimo, ragazzi. Armando, siete morti. Devi mettere le sanguisughe. Le ho perse, le ho lanciate. L'altro invece, l'altro sopravvissuto, tira con il suo arco e tira verso di te, Francesco. Allora, il suo primo colpo è 19 per colpire. Mi prende 7 danni. Porca madonna.
Il secondo attacco è 20 per colpire, quindi penso che ti prendi questa volta. Sei morto. E sono, aspetta, non mi ha tirato il danno. Sono 6 danni. Boh, c'è un HP. Meglio che non ti curo. Sei inutile. Adesso se ti curo potresti morire. A Teresa. Dai, allora attacco ma di nuovo. Questa roba qua ha preso fuoco, immagino. Sì, ha preso fuoco. Quindi nel vostro turno prendete 2 danni. No, solo aspetta lui. Però. Perché? Dove stava? Dove era il range? No, dove solo, fatto solo Yek. Solo Yek e lui. No, allora Yek quando arriva lui. Vai. No. Io attacco di nuovo quello lì di fronte a Yek. Ok. E posso usare l'attacco furtivo, eh? Sì, perché è ingaggiato. Quindi faccio 2 attacchi furtivi. Mamma mia. No, una, l'attacco furtivo è una. 7, 5, 12. 12 non lo vedo. Ma... Ne faccio un altro. Va bene. Oh, 21. Direi, un applauso a te, finalmente stasera. No, perché Teresa, anche quando giochiamo normalmente, sempre ti rimane. Era a 2 di 6. A meno che non è l'ultimo attaccato un boss. Sì, sì, quello lo prende. È l'unico tiro buono che è. Quindi faccio 6 più 4. 10. 6, 10 più basta, più 10. Okay. Sono 16. Come lo attacchi? Con il mio arco corto. Ah, col tuo arco, come lo vuoi uccidere? Punto alla testa. Quindi riprende, appena dà tutta la fiammata su di voi, quindi sta riprendendo. Pop! Cade indietro. Molto di merda. Questo giusto? Tutto merito della mia testa. Sulla. L'ho distratto. Davide. Tocca a me. Allora, io provo a fare a questo qua. Old person. La magia è potente. Mamma mia. Che però non è una persona. Sì, no, umanoide. No, un umanoide, va bene. Vediamo. Se lo acchiappo. 17 20 no ma aspetta non devi tirare a lui deve stare aspetta scusate old person deve superare 14 ok buona saggezza tu. Vero? Sì. Sì hanno meno 2 quindi no, giusto vabbè come come però l'ha superato no è OP sì, si blocca per un attimo poi e ritorna in condizione e poi faccio mi segno un appunto sono resistenti a old person Armando allora, il mio sempre rotolando ormai si è fissato no si è fissato che è buono come cosa si è porta buono come cosa però tu non ci puoi arrivare nessuno no sotto sì, sotto okay. Ok e vedete che prendo un altro sacchettino lo infiamma però prendi 2 danni perché sei arrivato nell'area sì, dei ci sta delle... sto là. Prendi 2 danni sì. Vabbè lo do indietro vabbè. Comunque prende quest'altro sacchettino lo infiamma e lo lancia sopra così ok ti bombarolo 21 okay. Oh, lo prende questo qua. Quanti danni? Un attimo sto vedendo. 2! 2 danni, tutti dadi. Beh, diciamo che la tua cacca esplosiva, visto il tiro un po' sbilenco, lo prende di striscio. Lo ferisce, ma non è così effettivo. E però prende fuoco. Però prende fuoco, sì. Però sì. Prende fuoco. Me lo segno. Anche adesso tu. Adesso sta al mitico scartellato. Scartellato che ancora un po' li guarda e non sa se risaltare o rimanere lì. Cosa fa lo scartellato? Ci riprova, quindi salta con la birra o rimane lì con il vino? E vabbè, cos'è? Quale... Ah, no. Lei è l'unica, lei è cauta, ma lui sente nella folla. Ma in realtà, è quello che è scivolato giù col vomito. Di nuovo molleggia con le ginocchine e puff, salta lì. In realtà lui punta a cadere e a riportare la gobba nella sua posizione naturale. Questa volta che succede? Allora, nella caduta, prima, lo scartellato ha perso il pugno. Quindi ora c'è una scelta. Lo abbraccia tipo wrestler corpo a corpo oppure gli dà i cazzotti. Cazzotti, vino, wrestler, birra.
Cazzotti. No, è vino, vino. Vino, 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 vino. Quindi cazzotti, proviamo con i cazzotti. Già con il pugnale che aveva una lama ha un gancio, ha un gancio sovrumano, ha un gancio sovrumano, sono da solo, tanto che è corto, ma incredibilmente lo prende, oh! Lo scartellato, una fossa di my time, lo prende praticamente dritto sulle ginocchia, quindi il coboldo cade a terra e si sfracella. Ah, avete sfracellati, perfetto, siete ritornati da soli all'interno di questa piccola gola con un goblin, scusate, un coboldo sfracellato, uno perso un po' lontano nel vomito, un paio incendiati dallo schifo di Armando, ma lo dura fa molto caso. Ah, mi sentite finalmente? Io mi segno un appunto. Ai cobolti non piace la merda. Okay. Dov'è? Dov'è? Raccogli, raccogli. Ah, Greg l'ha fatto la cacca. Va, va, va. Ma dov'è? Il mio sacco. Dov'è? È lì. Mi prendo il sacco di nuovo e me lo metto un'altra volta sulle spalle. Va bene, quindi il tuo sacco adesso però è più o meno della metà. Esatto. Però mentre lo metto sulle spalle, mi sposto perché non voglio far vedere e mi metto qua in un angolino, lo metto a terra, lo apro e riempio di nuovo le sacchettine. L'unica cosa è che hai una brutta consapevolezza adesso. Probabilmente non basterà una sola notte per riempire. Oh, no. È un po' triste così. Devo fare qualcosa. Qualcosa. Master, io mi sento così debole che praticamente vedo una piccola alcova così e mi metto lì e dormo senza dire niente a nessuno. Okay. Proprio come me, i vecchi, per esempio, che stanno sulle sedie e le vedi che si addormentano tale e quale. Lo scartellato viene verso di voi, ma ovviamente. Ma non ci siamo sfracellati. Infatti, io avevo detto che mi guidavo bene. Bravo. Adesso è un po' tutto strano, devo un attimo. Ma se è al contrario! No, che la gobba attutisce colpi. Dovremmo farcela crescere. Ah. È da 6 mesi che non, ogni tanto cambio lato. È un po' strana. Però l'importante è che vi riesca. Allora, adesso, poi domani riprendiamo, va bene? Va bene. Fatemi tutti quanti un tiro di sopravvivenza per capire se riuscite ad accamparvi in un luogo abbastanza sicuro. Siete sulle vette sfracellati. 10 8 19 allora 12 14 12 vabbè c'è la 5. Allora, mentre state camminando 7. Vabbè, io però mi ero cioè, noi l'abbiamo lasciato lì perché non l'abbiamo visto. Cioè, mi ero accasciato un attimo, capito? Sì, no, è tu. Tirami il tiro salvezza. C'ha un HP, Tirami il tiro salvezza su saggezza. Vediamo se senti. Da dire che il suo personaggio ha saggezza meno 2. Ottimo. Ed è uno sciamano. 2, 2. No, più 2. Più 2. Un bel 7. 9. No, scusa, più 2. Dormi e voi proseguite. Quindi a un certo punto lo scartellato si ferma. La bussa, non si sente. E si mette lì e inizia a vedere che cos'è. Ora, secondo lo scartellato, sono birra strisciamenti di 1000 piedi, vino uno scorreggione di rock, che sono grandi uccelli delle scorreggione di rock. Secondo vino, ok. Lo scartellato si gira verso di voi, ma questa è sicura. Si vede proprio la forma della scorreggia. Sì. Questa è di rock. Peccato che ha fatto solo aria. Lui lo guarda, cioè il mio personaggio guarda. Ma peccato. Capito, guarda cacca. La tua è meravigliosa. L'hai visto? Onestamente. Un po' di lassativo. Lassativo? Prendilo. No. Quando dormi. Non l'hai fatta stanotte. Vabbè, viaggiare per dopo, prima di andare a dormire. No, adesso vi accorgete che manca un membro del gruppo. Ma dov'è il rincitrullito? Gandalfo. Non sentivo la puzza di quel vecchio. Greg, vai a cercare Gandalfo. Se te lo ordina il tuo padrone. Padrone, vai a cercare Gandalfo.
Ma Gangiaffo come fa? Ma è quello vecchio! Ma chi è Gangiaffo? Ah, quello vecchio! Quello che vive! Quello che puzza! Ma è stato con noi fino ad ora! Puzza di più! Io non ho una memoria. Non hai memoria? Dovresti mangiare ortica. Ok, ci provo. Tu fai una cosa. Nella strada, per tornare, urla sempre Gangiaffo, Gangiaffo! Urla grog, grog, gratis. Devo urlare Gangiaffo. E urlare Gangiaffo, grog, gratis. Gangiaffo, grog, gratis. Gangiaffo, grog, gratis. Gangiaffo, grog, bravo. Ma sono tutte con la G. Esatto. Come il mio nome. Esatto. Vado. Vai. Si gira e comincia a urlare. Gangiaffo, lo sento, master. Adesso no. Adesso no. Guarda, no. Ah, intanto abbiamo stato 4 punti vende. Ma siamo saliti di livello. No, no, ma... Tirami un tiro salvezza sempre su saggezza, con vantaggio però. Ah, yeah. Visto che adesso si sta urlando. Allora, 19 più 2, 21. Dai. Capo, e 5, capo. Quindi. 21, sì. 21, sì. A un certo punto ti svegli. E vedi che c'è... Tu sei un po' nascosto, sì. Vedi che avanti e indietro corre Gregor. Gangiaffo! Grog! Gratis! Gangiaffo! Grog! 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 Ah, eccoti! Grog! Ah, secondo me il suo alcolismo lo tiene in vita. Perciò è così vecchio. Ma che ci facevi qua pieno di neve? Dormivo. Ma sotto la neve? C'ho caldo. Ma i tuoi piedi puzzano. Che bello. Dobbiamo raggiungere gli altri padroni. Mi hai detto che ti devo portare. E andiamo piano piano. Però. No, piano piano, vieni. Ti prende per un polso e ti comincia. Ma per caso c'hai del grog? Sì, sì, ce l'ho. Appena arriviamo te lo do. No, oh, ho bisogno di grog. Intanto tieni questo. E ti dà un pacchettino con un po' di pane raffermo ammuffito, verdognolo. E come il pan di via... di merda. Ok, questo pan di via è andato male. Malissimo. È andato qualcosa storto. Quindi senza neanche vedere che cos'è, lo mangio tutto. Beh, è saporito. Un po' sa di bosco, però. Non mangiamo di vermi. Muschio. Non mangiamo vermi da molti anni. Questa è una ribadezza. Si sente. Vabbè, dopo un po' vedete che tornano sia Gregor. Massimo, che... non mi dà nessun HP. C'ho un HP. Questa roba? Sì. Vabbè, ma hai riposato. Dai. No, no. Ha dormito nella neve. Era solo stonato nella neve. Gli ubriaconi. Capo, ma. Andiamo da qualche parte io e te? Hai mangiato il lassativo? Adesso vado. Tu vieni dopo, però. Mi dà fastidio che mi guardi. Forse la devo prendere calda. E? Ti avviso appena ho fatto. Ma devi fare... Perché? Io la faccio insieme. Quando voglio. Come ti permetti. La facciamo insieme senza guardarci. Tu farla da per conto tuo. E se mi metto... Se ci mettiamo culo e culo... Nessuno. Per i peggiori incubi. Tu difendi. Sempre. Ma se come da lontano ma non guardare vado a fare. Greg ha bisogno del lassativo. Io in realtà prendi vabbè. Glielo ficco in bocca. Va bene, avete trovato un posto abbastanza riparato per la notte. La... Io faccio la zuppa. Mentre vado verso mentre di vado porco. Verso la latrina. Cazzo di porri puoi mai avere un sacco. Mentre vado verso la latrina, metto la mano alla tasca, prendo il lassativo e lo do al nostro grande anziano, al nostro Gangiaffo. Tieni. Radice di grog. Mangia. Perché io sento radice di grog, faccio il grog è una pianta. Assaggia. Poi mi dirai. È buono. Buono, vero? È buono. Beh. Oh, è presente, ne mangio proprio. Penso che questo tuo HP non durerà tantissimo. Va bene. Quindi praticamente di nuovo la notte viene semplicemente
come dire, colorata da questi rumori. Oh, ha preso una bruttissima piega questa mossa. Sì, ma perché stiamo parlando solo di merda in questa mossa? Perché vogliamo fare le virtualizzazioni. Abbiamo un artifice. Artificiere. Bene, quindi anche questa notte passa molto, come dire, liscia. Molto liscia, sì. Tranquilla, liscia. Molto liscia. Ho ricaricato le cose? Hai ricaricato, sì. La scorta a metà? Sì. Ok. Sì. Ma i nostri punti ferita? I vostri punti ferita, allora, siete all'addiaccio, quindi non fate proprio un riposo lungo. Quindi quello che fate breve. È semplicemente guadagnare un punto ferita per la vostra... Non è breve? Sì, è breve, ma un punto ferita al freddo. Ho ben 2 HP, morirò. Vabbè, ci sta. Però allora, lo puoi curare adesso. Adesso sì. Ti vedo cagiotto. La sangue su quindi se perdi un HP. Ti preoccupare, però... Boh, hai troppo sangue. Ma mi sento male. Male bene. Mi sento male. Domani stai ancora più male. Mi dai male. Del grog. Ce l'ha lui. Mi dai alle radici grog. Di grog. No, radici di grog non è buona. Radice di grog non è buona. Ma la domanda, ma lo scartellato, questa radice di grog se l'è mangiata? Birra sì, vino no. Ovviamente. Sì, no, sì. Okay, hai le anche lo scartellato ha passato una bella notte scoppiettante. A 3/4 stasera. Comunque adesso hai di nuovo un HP in più. Beh, noi diciamo come Locanda Nascosta facciamo anche un servizio culturale alle persone. Si vede, anche si di vede. Salute, eccetera. Ricordatevi la diuresi. È importante. Importante. Quindi questo è il messaggio di questa volta. Ma la diuresi, no? La diuresi, non esattamente. Diuresi, alvo. Come si dice? Alvo. Ma non ti conosce alvo. Fate la cacca. Scusa, hai detto diuresi. Hai detto diuresi. Cioè. Vabbè. Qua abbiamo troppi medici. Non nascondiamo i nostri mestieri. Ok. Quindi ripartite. Anche questa sacca non è per niente piena come all'inizio. Però ecco, con i vostri sforzi riuscite a mantenerla. Comunque secondo me sono un po' disidratati. Ma io ho tantissimo, bevo anche alcol. Mangiamo tutto il giorno zuppa di porri. Quella è grata. Per che esce subito. Il colera, diciamo, praticamente. Quindi riuscite possibile. A superare le vette sfracellati, che avete effettivamente capito che ci si sfracella, insomma, l'avete visto, e arrivate nelle colline. Schiacciati. Nelle colline schiacciati. Però dopo una mezza giornata intravedete finalmente l'antro molto alto che si insinua nella montagna. Ci sono anche molte tracce a terra che il mitico scartellato ogni tanto guarda, si gira verso di voi e fa. Poi va piano, un altro scorreggio. E continua così per tutta la mattina fino ad arrivare davanti a questa. C'è la caverna! Ah, finalmente! Qua ci deve essere il Scusami, scartellato, ma. Sì. Ma tu intendi. Queste cose sempre scorreggioni? Sempre? Sempre. Ok. Deve avere un po' di movimento. Ma quindi stiamo seguendo un rock? Vabbè. Sì. Cos'è un rock? Non lo so. E tu, che sei intelligente? Cerco nei miei appunti. Cioè, sono delle linee praticamente. Sono delle linee. Il rock è una bestia così. Così. Bestio. Così. Così. Sì, ha un culo grande, scorreggia tanto. Pot, cos'è? Ma. Non mi ha convinto. Scusami. Ma la cacca, forse. Tutti. Scusami, Doug. Forse lui dice. Ma. Sai tutto? Io ho studiato tanti anni per diventare cerusico. Cos'è cerusico? Il cerume, vuoi no, dire? No, cerusico, quello che cura le persone. Questo è cerume. Ah. Ecco, ti metto una sanguisuga in testa, almeno un HP. Almeno un HP. Hai troppo sangue, vedi? Stai parlando a bambera. È un sintomo. Ma tu hai il cerume. No, io non ho cosa, poi. Che cosa?
È un sintomo. Sì, sì. No, ha detto di parlare a Bambi. È un sintomo di avere troppo sangue. Però dopo me ne dai due. Secondo me... Sempre uno. Se va in paro, ha detto che però dobbiamo fare qualcosa, no? Il tesoro dentro. Prendiamo il tesoro, andiamo via. Ma perché mi tocchi? Hai del clock. State facendo troppo casino. Dobbiamo entrare. Dovresti curare questa dipendenza da clock. Anche se fosse ti tiene in vita. Dobbiamo entrare. Adesso dobbiamo entrare. La cosa migliore. Lo scartellato pensa che la cosa migliore sia entrare battendo tutti gli oggetti e le cose che hanno, comprese le padelle. Probabilmente sì. Oppure rotolare come ha fatto finora Renato Armando. Urac. Birra la prima e vino rotolare. Birra. Birra noto che ci sono solo due assennati nel pubblico, ma noi non li ascoltiamo. Questo ci fa molto piacere. Ura. Io vedo un sacco di... Etichette. Vedi come ballo tipo da come ballo tipo da entrate nella caverna, poi c'è un baccano incredibile. Immagino lei con le pentole e cucchiaio. Io sto lì che cammino avanti tipo la marcia, tipo la banda. Sì, la banda che suona. Entrate e subito l'aria si fa ancora più fredda. Sentite che comunque l'ambiente è chiuso, è più freddo, umido. E davanti a voi c'è una grande, grande, alta caverna, fredda, però in un angolo vedete subito delle pellicce stese a terra, di lungo, come fossero dei sacchi a pelo, fatti di pellicce e di pelli animali non conciate, quindi molto grandi. C'entrano almeno 4-5 goblin di queste stuoie sul terreno. Su di un lato della caverna c'è un piccolo recinto di legno e all'interno due pecorelle. Beh, 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 perché cominciano a fare casino insieme a voi, visto che siete di e cominciano a girellare. Potremmo finalmente mangiare pecore e porro. No, dalla pecora non si fa il crocco. Giusto. Aiuto del pubblico. L'aiuto del pubblico. Ragazzi, questo è un iper metagame. Comunque, è l'iperuranio del metagame. Si abbatte la quarta parete. Dalle pecore si fa il groc. Allora io mi fiondo verso queste pecore e provo a mungerle. Se e io chiedo, ma groc non era una pianta, una radice. Il grog si beve. Ma lui ha detto radice di grog. No, non io, lui. Lui. Beh, allora, sì, è così. Allora le pecore hanno radici. Loro parlano, io sì. Quel mio andare... Così. Tu fammi allora addestrare animali, mi sembra che sia io sono un saggezza. Saggezza. Vabbè, ma lui è uno sciamano, dai. Io mi avvicino a quel giaciglio enorme, sì, che ci sta. Faccio yek, vieni, vieni, yek. Che c'è? Guarda, qui c'è un letto plurifamiliare. Sì. Oh, ragazzi, un goblin che dice plurifamiliare. Perché c'è l'usico, cioè, io ho studiato, cioè neanche in italiano c'è moltissima gente, non sa che vuol dire c'è. Posso mai chiamarmi goblin witch doctor? Hai ragione, hai ragione. Qui c'è un letto per tutto il villaggio. Sapevano del mio arrivo. Sapevano del mio arrivo e hanno preparato questo. Ma quindi adesso dormiamo tutti insieme? No, io dormo con il mio sacco. Esatto, là, lontano. Questo è mio. Tutto. La mia regalità non ha confini. Rega? Io non ci sono. Non ci sono. Mi giro verso gli altri. Rega? E lui è tipo... Un regalo. Un regalo. Ma secondo me sugli appunti tieni scritto che cosa è il regalo. Regalo e quando tu gli dai qualcosa. Ecco, senza ricevere niente in questo cambio. Mi è stato donato. Ti dà la borsetta di merda. Grazie. È regalo. Sì. Mantieni. Grazie. Buono. No. E voi ogni tanto un regalo. Fate come lui. Io c'ho i buoni. Butto una sanguisuga addosso. Perdi un HP.
regalo. In tutto questo c'è il mitico Gangialfo che sta lì col... provando a mungere queste povere pecorelle. Ma sempre se sono delle pecore femmine. Solo sì, sì, secondo me è maschio, però sono anche pecore maschio. No, no, le trovi le mamme. Ci però... sta, ci sta, sì, sì, sì. Però loro quando si avvicini cominciano a fare beh, beh. Capite? Interrogativa questa. Dammi il tuo grog. Dammi il tuo grog. Dammi il grog. A scalciare. Oh, tu hai tre HP. Non muori con le pecore. Un calcio con i 17 per colpire. Mi becca. Sono due danni. Meno male ti avevo dato la sanguisuga con l'HP. E non gliela puoi dare, però adesso no. Di nuovo uno, mannaggia. E boom, senti due cose. Io mi avvicino perché che è successo? Non ho trovato il croc. E ti ho detto che è una pianta. È una pianta. Curami, ti prego. Che non mi state a sentire. Potrei alleviare le tue sofferenze. Alleviami. Ti butto l'ortica qua, tu svieni. Però non è che prendi a cappicciare, cioè svieni. Boom. Dal perché dolore. Sì, dal dolore. Svieni sopra la staccionata delle pecore. Ok. Esatto. Può stare meglio. Perfetto. Gli altri cosa fanno in questa scena? Io lo la guardo. La caverna, vedete che in realtà continua un po' oltre il recinto delle pecore, anche se non riuscite a vedere molto bene. Ma a me non mi interessa, guardo lui. E... non mi riesco ancora a spiegare come sia ancora vivo dopo così tanti anni. Ma perché è vecchio, giusto? Sì. Fa schifo perché è vecchio. Sì. Ma ora? Non muore perché non è morto? No, si sta riprendendo. Forse. Aspetta, posso un attimo il sacco? Dovremmo... mi fa male la schiena portare dovremmo... tutta questa cacca. Che facciamo, capo? Riposiamo. Innanzitutto mi metto sopra il sacco così. Il sacco che cade piano. Questo posto mi piace. Sarà il nostro nuovo regno. Il mio, ovviamente. Ma cosa, il sacco? No, questo posto qui. Ma prima dobbiamo completare l'esplorazione. Ma non dovevamo tornare col tesoro? Appunto, dovevamo trovare. Ma torneremo qui, ho deciso. Questo è il mio trono. Ma sarà il mio sacco. Questa caverna sarà il mio trono, per ora te lo concedo. Ok, lo puoi usare come sacco. Finita la battaglia. Non è un trono. Io non sono intelligente. Io lo vedo come un trono. Io lo vedo un trono. Bravo, bravo. Ma io non sono intelligente, però tu sei molto stupido. Scartellato è un trono, birra. Greg è un sacco. No! È un trono, birra. Sì. Ok. Però non hai sentito cosa è successo. Ecco. Lui ha detto che io sono stupido. Ma... perché continua a dire che è un sacco? Io non so che cos'è un trono. Mio stupido puzzone di uno schiavo. È il trono di Yek. Trono è. Ho perso il sacco. Trono ci si siede, il re si siede. Il re è capo. Ma il capo non è... il capo sono io. Non è quello nero. Qui sono io. Ah, va bene, ma no. Di l'altro. Ah. Sì. Comunque, puoi usarlo adesso. Per ora. Ma è un trono. Ora è un sacco, decido io. Allora, okay. Io gli faccio un occhio. Che vuoi io? I sacchi possono essere troni. Bravo! Te lo do, ricordatelo. Bravo! Ovviamente è sempre uno scarabocco. Io vedo solo linee, ma... ok. Tu sai leggere? No. Impara. Come? Impara, come ho fatto io. Studia, vai alla scuola dove è andato lui. Ma io in realtà so fare un sacco di cose. Però leggere... quindi hai un sacco, sai fare un sacco. Esatto. A me piacciono i sacchi. Ma... che facciamo adesso? Ma questi sono tutti questi che sono sì. Cioè sono due. Due. Molto grandi. Ci puoi fare un sacco enorme. Un sacco enorme. Tra l'altro adesso sentite anche che c'è un po' di goccioline che scendono dalla caverna ogni tanto beccano qua. Ma tu la dici sta cosa? Umida. Sì, sì, sì. Allora prendi quello. Ci puoi fare un sacco enorme. Un saccone.
Ma non so come si fanno i sacchi, il mio l'ho trovato. Chiedi a lui. Te lo faccio io. Ok, se lo sai fare. Certo, io sono... Mia mamma mi ha insegnato quando ero piccolo. Perché? Cosa? Mia mamma mi ha insegnato a fare i sacchi. Ok, fammi il sacco, grazie. Ma... io mi riposerei. Adesso. Mi sono andata era così. E svengo. Quindi ormai sono due goblin svenuti. Gli altri tre. Cosa fanno? Ma se vuoi il sacco. Andiamo a cercare il tesoro. Questi due svegliamoli. Dovremmo legarli alle pecore. Ci portiamo le pecore così dormono. Legateli alle pecore, che idea che ho avuto! Sono troppo intelligente! Ma devo fare il sacco, devo legarli alle pecore. Devi fare il sacco mentre li leghi alle pecore. Faccio un sacco che li leghi alle pecore. Esatto! Ecco. Ok. Beggar comincia a strappare pezzi di tessuto da queste grandi storie e comincia a legare. Senza molto senso, tutti i due gomiti che stanno svenuti. Se lo dico quello così, sta ancora così. Le pecore non sembrano apprezzare molto. Però Gregor sembra più bravo con gli animali e alla fine ce la fa. Quindi siete tre goblin svegli, due pecore con due goblin sopra. Andiamo a cercare il tesoro. Okay. Esatto. Quindi andiamo alla fabbrica di Grog appresso. Okay. Oltre questo recinto di pecore, quando cominciate ad avanzare, a un certo punto non sentite più il gocciolio della caverna. Un tonfo, il rumore sordo delle goccioline sul legno. E quando alzate lo sguardo, vedete che praticamente ci sono quattro pini di legno, quello che sembra essere in pratica un tavolaccio, un tavolo molto grande per essere per voi goblin. E quindi cominciate semplicemente sotto questo tavolaccio. E c'è anche debole chiarore in fondo alla caverna, dove c'è un fuoco molto basso, si vede che da un po' che non viene ravvivato. Ma più di tutto vedete a fianco al fuocherello di un paio di forzieri molto grandi, proprio come quelli. Io camminando sulle pecore così ondulando apro un attimo gli occhi e faccio: oh, ma c'è un tetto in questa caverna. Stupido, è un tavolo, il mio. Sapevano che ero altissimo e lo hanno fatto così. Ma tu non ci arrivi per mangiare. Solo perché sono steso a terra in questo. Tu credi che sono in piedi? In realtà sono steso a terra. È vero. Sto strisciando. È vero. Non mi hai mai visto in piedi e io sono fatto così. È vero, l'ho visto io una volta in piedi. Era molto alto. Alto quanto tre pecore in verticale. Ma una sull'altra. Eh? Una sull'altra a quattro sull'altra zampe. No, e zampe. No, due zampe, una sull'altra in verticale. Come fa? Vabbè. Vabbè. Comunque. Con delle pecore. Che cos'è questo? Perché sono legato? Sei svenuto. Non da un puoi vivo. Far ritardare il gruppo. Sveglia. C'è il tesoro lì. Però non ci. Ma non posso scendere dalla pecora. Greghe, libera. Andiamo subito. Sei sveglio? Sì. Sei pronto? Il mio sacco. Il mio sacco. È rimasto. Tu sai che è rimasto indietro. Greghe ti scioglie. Tu cadi sul pavimento della caverna. Il mio sacco. Non ti preoccupare. Dopo dobbiamo uscire, sta là. No. Prendiamo. Ma magari il tesoro è pieno di... Di sacchi. Di sacchi. Non ci sarà mai un sacco come il mio. Invece non ci sarà mai un trono come il mio. Si rattrista proprio. Gandan Jalf invece non se ne fa niente, dorme. Cioè, sta proprio svenuto. Svegliatelo. Si sta riprendendo. Svegliamo. Poi muore, se lo sveglio muore. Lazzatino. Non si può toccare. È gracilino, okay. È vecchio. Fa schifo. Insinuità. Andate un altro po' più avanti. Guarda. Cosa? C'è un luccichio. Ti ho detto che c'era il luccichio. Ho detto io. Ah, scusa. Guarda là, guarda, due forzieri. Vero. Mi pare. Due. 5. Dobbiamo andare. Per me sono un po' più di 2. Più di 2. Io ho detto che sono
5. Qua è più... Che è meno di 2, ignorante. Un po' meno di 2. Ma sono tanti? Tantissimi. E 2 non esiste. Quando arrivate lì vicino, vedete che c'è una sorta di sedia, una sedia a dondolo, ma anche questa vicino al fuoco, vicino a questi fuochi. Anche questa molto, molto più grande del normale. Ma il fuoco pure è grande o è piccolo? Piacerebbe molto a culo nero. No, grande, grande quanto? Grande quanto 3 culi di culo nero. Ah, quindi bello grande. Bello grande. Per uno con un sabato così. ma hai capito culo nero su quella brace? Come sarebbe contento? È la mia brace adesso. Ma è tutto tuo. È il mio regno, abbiamo detto. Ah, è bello. Così ho deciso. E così è. È un grande capo. Ci vuole un grande falò per un da un po' di pubblicità. Grande che facciamo? Prendiamo il tesoro. Mi sembra sicuro. Leghiamo il tesoro alle pecore e andiamo via. Greche, vai per l'illustrazione. Che devo perlustrare? Vedi se vicini al tesoro lì. Se ci sono altre scorregge di roba. Se ci sono tanti sacchi per il nostro amico. Vado. E lui comincia a camminare davanti verso. Il tesoro comincia anche ad armeggiare, però il tesoro, i due bauli, sono molto più grandi, cioè ci vogliono almeno 3-4 goblin per prendere un solo forziere. Quindi lui si avvicina, lo apre, poi ricade, poi torna indietro. È un tesoro. Grazie, lo sapevo. Io volevo sapere intorno che cosa c'era. Niente. Il fuoco e c'è anche un po' di terriccio. Non ci sarà mai un sacco forza. Come il mio. Non ci andiamo mai. Andiamo a fare cosa? A prendere quello che c'è lì. Andiamo tranquillo, ci sarà un sacco. No, nessun sacco può essere come il mio. C'è sicuramente un sacco. Il tuo sacco sta lì comunque e... Ma vediamo se ci sono altri sacchi. E anche, ma comunque il tuo sta lì. Ma ho un trono. Ma invece che la cacca, mettiamoci le monete se ci sono sacchi. Master, io mi sveglio e inizio a gridare. Oh! Perché mi vedo attaccato. Oh! Sapevo che la cura funzionava. Disegno effetti collaterali. Dove siamo? Urla. Dove siamo? Allora, lo scartellato, quando lo sento urlare, gli dà una botta in testa nel tentativo di farlo riaddormentare, birda. Oppure lo ignora e va verso il tesoro vino. Sono là c'è la bontà. Allora lo scartellato prova a darti un pugno in testa. Tu hai sempre un HP, Ora mi uccide. Prova a dare un pugno in testa. Ok. 18 per colpire. Grazie. Mi becchi. Ok, cosa hai detto che fai? Come vuoi morire? Quali sono le tue ultime parole? No. Tipo la prendi il cuoco. Ah, ok, potto. Allora, praticamente Jack a un certo punto corre come un matto, butta via lui e prende potto. E quindi prende boom, la botta in testa. Per te è un danno. Ma perché? Volevo prendere lui. Sta più morto che vivo questo. Ne abbiamo bisogno. Per ora. È un grande capo, dice Gregor. L'avevo detto. Magnanimo. Ecco. Gregor. Magna, sì. Bravi. Bravi, volevo tanto, dire. Tanti porri. Ecco. Capo. Sì. Il tesoro. Voglio il sacco. Sì, andiamo, vi ho detto. Andate. Siamo qui da un'ora. Io andate, non so. Andate. Master, mentre loro decidono che farsi, provo a slegarmi e provo a rimungere la pecora. Fammi di nuovo una prova di addestrare animali su saggezza. 4. Beh. Spero che la pecora critico, ma stai gritando! Ragazzi, è stato un piacere. La pecora ti colpisce in testa, boom, 9 danni. Mi esplode il cranio. E cangiamo. Ecco il tuo nome. Addio.
Ultime parole di Gangiaffo, se ci sono. Quali sono le ultime parole di Gangiaffo? Grog. Molto incerto. Dammi del grog. È un calcio con il cranio. Voi vedete che cioè, va 2-3 metri indietro e non si muove più. Non ha più la testa. Non ha più la testa. Io mi avvicino, faccio. E mo' lassativo dove glielo dai. Io rimango quasi impietrito. Prendo la testa e provo ad attaccarla al corpo. È un gelusico. Ci provo. Poi cade. Poi caccio un bisturi. Però hai un bisturi? Un bisturi. Però ti ho innaffiato. Però è un bisturi tutto. Siamo goblin. Capito? Arrugginito, pieno. Ho fatto tutto quello che potevo. Il mio lavoro qui. L'abbiamo cangiato. Ma cosa sono questi animali? Ma non lo so. L'hanno decapitato. Hanno fatto bene. Questa è la grotta decapitato. Ci sta. Ma no, allora. Sì, va bene, però fa parte del mio regno. Non che si chiama? Altissimo regno. Altissimo. Come me, Yek. Ma vogliamo aprire questo tesoro o no? Sì, ma prima nomino le due pecorelle come sì. miei soldati. Sono forti. Sicuramente più di noi. Ci apprezzano. Sono benissimo. Andiamo. Ok, andiamo. Stiamo tergiversando, ma andiamo verso anche io. Anche io mi avvicino a te. Ok. C'è voluta la morte di un PG. Non so cosa dovevo fare per farmi muovere. Cioè, non lo so. Sono dovuto morire per farmi muovere. Vabbè. Sentite scattare una cora e morire. No, scherzo. Ok, arrivate davanti a questi due enormi forzieri. Non vedete Lucchetti. Lo apriamo. Aprite tutti e due i forzieri. Certo. Sì. Aprite tutti e due i forzieri. Effettivamente c'è più o meno quello che avevate visto anche all'accampamento. Un sacco di calici, piatti, metalli preziosi di vario tipo, di quelli che conoscete voi. Rame, argento, qualche moneta d'oro, qualcosa d'oro c'è. È quello che sbruccica più. Ma sopra, poggiato su uno dei due forzieri, c'è un bellissimo. Oh, quello è proprio di un re. Lo sapevo, non ci sono stato. Cosa me ne faccio di tutte queste cose? Ma nelle coppe puoi mettere la merda. Ma in sacco, prendi, sta dietro. Tranquillo, prendi una coppa grande. Ti farà avere un sacco bellissimo. Un sacco di sacchi. Un sacco di questi sacchi. Un sacco di sacchi. Prendo la corona, il diadema. Ma dove si mette? Sento una vibrazione, sento qualcosa di strano. Hai mal di pancia? No, stupido. Mi ricorda mio cugino che mi raccontava tipo che ti insara o qualcosa del genere. Secondo me lo giro e ti faccio. È molto largo per i faccio. Forse non va sul braccio. Forse va sopra la testa. No, non ti sta bene. No, aspetta, che non si. Sì, appena sì. Te lo metti, e io. Fili, ora ecco, sono. Esatto, è bellissimo. Vedete, se diremo appena infilato nella testa del goblin, nel momento il goblin comincia a contorcersi, diventa un po' più grande, un po' più alto. Questo brutto goblin dalle orecchie smangiucchiate comincia a uscire dei capelli biondi, un viso umano, diventa alto, una bella casacca quasi nobiliare. Davanti a voi c'è non più Yek, ma un umano alto, biondo, occhi azzurri, con un sorriso smagliante. Eccomi! Ma che schifo! Inchinatevi! Ma cosa hai mangiato? Cosa sei diventato? Sei orribile! Sono bellissimo! Ma ti senti bene? Benissimo!
Bellissimo! E mettono tutto in vita! Greg è rinando e rimasto così giocando. Ma sei bellissimo! Bravo Greg! Tu mettiti qui in ginocchio. Sì, inchinati, padone. Inchinati. Sì. Tu che prima mi hai mancato di rispetto, inchinati vicino lo a lui. Lo scartellato pensa che Jack in questa nuova forma umana sia bellissimo, birra, o che tutto sommato era meglio prima, vino. Vince il vino. Che io... Sinceramente a me piaceva. Ho detto che fai schifo. Attacco! 16! 16! Lo prendi, pensa. Certo che lo prendo! 3 danni! 3 danni! Cosa hai detto? Lo scartellato si prende una saccagnata che lo fa ancora un po' piegare ancora di più. Ma a questo punto reagisce e attacca Jack? Oppure pensa che tutto sommato sia meglio non fare altri casini? Allora aspetta. Oh, attenzione, attenzione! Reagisce! Oh! Stasera finisce a TPK, ragazzi. Ma come osi? Come ti permetti? E ti attacca. No, Riger. Una rissa. Difendimi. Vediamo quanto quanto cazzo è naturale. Lo devo dire. Vabbè, ha tirato 20, quindi non naturale, ma ha tirato 20. Oh. Solo la pecora. Quindi ti fa 5 danni. E ti... Oh, è proprio cattivo. Non mi toccare. Questo scartellato. Io sono la guida. Esito guida. Tu sei un mio suddito. No, forse. Posa subito il coltello. E tu dimmi che io sono bello. Ovvio che sei bello. Sei mio suddito. Sei bellissimo. Cosa è pugnale? Come me. Mo' di meno. E nel momento in cui stai dicendo questo, sentite dall'entrata della caverna. Comincia a sentire una voce familiare. Il mio primo ospite. Prego, prego. Trema tutto. E quando vi girate vedete due enormi umanoidi mezzi nudi con un po' di neve ancora sulla testa. Un maschio e una femmina. Il maschio è molto grosso, panciuto, muscoloso, con pochi capelli sulla testa. Come Armando. È Armando. È come Armando. Scucciato come Armando. L'altra invece è una donna con i capelli più lunghi, un po' untuosi, un po' futella, e c'ha un piccolo cappello, evidentemente non della sua taglia, sulla testa, tipo un piccolo cilindrino. Molto maestro e Margherita questo. E ha una gonna. Passa accanto al maschio, fa e gli dà una pacca sul culo. E il maschio come e poi si gira, vi guarda e rimangono anche tutti bloccati. Che lingue conoscete voi? Comune Gobri, okay. Non capite niente. Questi due giganti. Puoi ripetere? Mi sa che sono i proprietari del tavolo, vero? Non tu. Assolutamente no. Ho fatto preparare quel tavolo perché li attendevo ospiti nel mio regno. Il gigante maschio prende il cadavere di Gangiolga. Gangiolga in una è morto. Lo butta via. Lo lancia. Vola. Lo vola contro la caverna. Proprietari di casa lanciano cadaveri. Sono alti più o meno 4 metri. Oh, tu sei un goblin, sei così. Lui non più. Io sono altissimo. Lui sei un umano, quindi sì. Però è molto alto comunque. E si avvicinano. Signori, andiamo via. Io direi che mi tolgo il diadema così. Piccolo, piccolo, un'altra volta. È il momento di scappare. Ok, cosa provate a fare? Io faccio la stessa cosa di prima. Guardo a destra, a sinistra e poi rotolo. Ok, cioè provando a nascondermi. Allora tira furtività, tu cosa fai? Provo a nascondermi anche io. Okay, anche io. Ok, tirami tutti furtività a questo punto. Per forza. Furtività è su
No, c'è proprio ce l'abbiamo, è 24. Però tengo più 6. Ok. Ormai è una mossa infallibile, sì, diventa invisibile. Cioè, io 26. 16. Ma spariscono, Master. Okay. Tutti tranne gli ecco. Ma soprattutto sono troppo bello. E in tutto questo, ah, ma rotoliamo tutti, cerca lui di lo parlare, di interagire con i giganti, o si nasconde? Cerca di interagire, birra, si nasconde. Oh, attenzione, attenzione. Birra. Ha un carisma altissimo. Comincia a camminare. Noi siamo qui per il tesoro, ma non vogliamo altro. Il gigante alza un pugno e prova a colpirlo. Una chiazza diventa una volpe. Artefici della povera sorte di scartellato. Vabbè, meglio morire con i giganti. Ah, cioè, con una pecora. Un cazzo di pecora. Ha tirato 10. Il gigante. Lo scartellato che aveva previsto tutto si era già messo con la gamba più corta un po' storta, in modo che semplicemente si lascia andare di lato e boh, il pugno sulla caverna, e lui si diceva no, questa volta non, ma noi volevamo. Cosa fa lo scartellato? Continua a provare a parlare con un gigante oppure cerca di scappare? Uno, due, birra, birra. Cavolo, questo no, è parità. Master, diventi una birra, birra, birra. 4 e 4. Diventi, master, diventi. Ma allora facciamo. Ma il regista non era lo spareggio. No, non è lo spareggio. Ah, vabbè, okay. Allora, sotto il 10 continua a parlare, sopra si nasconde. 20. 20. Wow, sparisce. No, scartellato. Critico. Tu. Lo scartellato. E davanti ai giganti rimane Jack e Greg. Cioè, l'unico che doveva sopravvivere. Che non deve morire, assolutamente. Ottimo. Che facciamo, padrone? Lui sta così, tranquillo. Non capisce dove andare. Cosa? Io non stavo pensando, sono goblin di nuovo, quindi. Ah, sei goblin. Adesso mi sono tolto. Che facciamo, padrone? Che facciamo? Non credo che ci capiscano. Corriamo. Dove, padrone, dove? Cerchiamo un posto. Ok. Tirami un indagare o percezione a tua scelta. Beh, goblin ha avuto indagare o percezione. Percezione, saggezza, indagare intelligenza. Ma speriamo, ma siamo su ma ora esplode. Vale. Cos'è? 20 critico. Critico! La tavola di Olisua. Vedi dalle parti del falò, dietro la sedia a dondolo, che c'è un buchetto nella parete della caverna. Nero, non hai idea di dove conduca. Una cosa vale l'altra. Presto, regali qua. Andiamo. Lo scartellato. Che invisibile questo. Ma come? Lo scartellato lo segue birra oppure rimane lì vino? Birra. Lo segue. Okay. Eh beh, lui vino, mi spiace, ma non cotti niente. Lo scartellato all'improvviso appare a fianco a voi. Andiamo. Anche lui lo storto. E quindi voi vi infilate nel cunicolo. E gli altri? Noi vediamo la scena che loro scappano. Io mi infilo anch'io. Però non sapete dove sono andati, avete visto solo che è andato verso la sedia a dondolo. Io lo seguo. Ok, quindi adesso voi uscite da nascondito. No, ragazzi. Ragazzi, no. Nascosti. No, io voglio uscire. Ok, voi, allora, o provate ad andare furtivi. E sono tre prove di furtività. Sì, va. Vai, ci sto. Oppure vai, correte e fate. Sì, ti prego. Corre. Corri. Corri. Non vedete, voglio correre. Una alla volta. Vai. Teresa, Pot.
tu corri. Sì. Quindi esci fuori dal nascondiglio gigante e ti vede. Ok. Tira di 20 su atletica. Che ha stato 20 ha fatto 20. A 20 sono usciti 3 20 ragazzi, non ha nemmeno il tempo di vederla. Ma sei velocissima, ti impugni nella parete e vedete poi sparire nel buco. Ora tocca a te, mi sa che morirai. Io vuoi fare le tre prove o la singola? Dopo muori tanto. Io lancio blindness. Wow, lanci cecità. Cecità. È un solo. Un solo target, giusto? Beh, sì. Fammi vedere come sono disposti. Cioè, il maschio adesso che è andato più avanti perché aveva provato a colpire scartellato, aveva provato a fare. Quindi sta un po' più avanti. Dietro c'è la sua compagna. No, nel senso, il buco dove dovrei andare? È in mezzo ai giganti o dietro come potrei passare? No, ci devi passare di fianco. Di fianco a tutti e due. Principalmente a quello al maschio. Allora provo a colpire lui. Colpisci lui? Mm-hmm. Ok, deve fare un tiro salvezza, giusto? Sì. Su? 14 su saggezza. Ah, io non sono molto saggio. Il gioco è nuovo. 14 su saggezza. Non potevi farlo prima. Non ci sto. Ok, 13. Quindi il gigante... non vede niente. Approfitta di questa confusione per scappare. Comincia a scalciare, a fare. E dietro di lui la femmina comincia a fare una guarda strana. Sono dalle parti sono italiano. Italiano strano. Sì, questo poi è capito, è universale, quindi capite anche voi. Ne approfitto per scappare. Ok, sono comunque tre prove. No. Fare quella singola. Ok, allora tira con vantaggio. Allora, 10 meno 1, 9. Ok. 1! Però è vantaggio. Quindi è 9. Comanda, quindi è 9. Ma prenderà pure la bellissima. Quindi succede che il gigante, mentre sta lì accecato dalla tua magia, scalcia come un matto e prova a colpirti, nel senso che... Mentre passi, quindi colpisce. Vediamo un po'. Quanta classe armatura hai? Quanta classe armatura ho? Bella domanda. 14. Quindi ti colpisce con il piede. Volo. Ti prego, fallo volare. E ti fa 17. Morti. Le persone più intelligenti. Lui corre come un pacco. No, però faccia. E viene schiappellato tutta la caverna. Salutiamo il secondo Bobby che ci ha lanciato stasera. E adesso tu hai visto tutto. Io ho visto tutto. Tra l'altro adesso la magia scompare. Il gigante vede le pecore che stanno girando. Beh. Il gigante va... e si comincia a guardare intorno a vedere se c'è qualche altro goblin in giro. No, io esco dal mio nascondiglio. Mm-hmm. Non avrai mai i miei sacchi che sono qui in giro. E lo colpisco. Vai. Con cosa che non hai le ambizioni? Faccio 7. Fai 7 per colpire. Sì. Quindi praticamente la lanci e va a finire ai suoi piedi. Io penso che abbia almeno 10. Si sente puzza di merda, ovviamente. Quando sente questo, la femmina del gigante sposta. È sboccato il pavimento. E prova a colpire. Okay. Immagino che nell'angolo c'è tipo un secchio con la pezza che aveva appena pulito. Fa 11. Quindi rotoli come tuo solito. E boom. Cosa fai? Provo ancora a colpire. Tra la donna. Okay. 20! Un altro critico! Naturale! Tira i danni e si raddoppiano! Mamma mia, poi tira 5.000 danni! Tanto pochi punti ferita! Allora... 5... 7... 11...
Ma perché devi tutti questi dati? 13. Ma lo vuoi spiegare? 26. Vedi? Vedi, vedi che prende il sacchettino. Ma perché tiri sempre? Senti, prende il sacchettino. Lui te lo spiega. E lancio di nuovo. Yeah, questa è tua. Tu senti, mentre sei scappato. Io sì. Senti vagamente. Oh, bravo. E colpisci in pieno la panza della gigantessa, della gigante. Ecco, che con tutto questo schifo addosso comincia a fumare. E per il dolore e cade in avanti. Vediamo se sarebbe stata una morte onorevole, però. Classe armatura 14. Ti fa 17 danni. Ma ti scuso, mi ha schiacciato. Quindi lui col fiero con il sacchetto in mano. È morto. Nella caverna si sente solo un bello odorino. Vabbè, poi tutte le mie la mia poi. Ma non ci sono. Aspetta. Sì, hai una. Io esplodo. Ma non vuole esplodere. Che fatti? Almeno me lo porto. È un goblin alchimista, quindi se muore esplode. E tira. E no. Ma come esplodo? Ma quanto mi dici? 22. L'hai ucciso, però gli hai fatto un buco nella lancia incredibile. Che se volete saperlo, i giganti di collina da regolamento hanno 105 punti. Mannaggia. Oh, 50, 50, però glielo tolgo. 50, ma i goblin li mette a livello 2. Cioè, 50 goblin a livello 2. Io la prossima volta voglio fare questo personaggio. Non hai voluto fare l'alchimista, hai voluto fare l'ubriacone. Ma immagini se lo ruoli e arrivi, che ne so, tipo a livello 8-9, cioè è potentissimo. Quindi voi dal tunnel sentite e poi si comincia a sentire un odore terribile. Eccola. Che è arrivato dalla caverna, che adesso però dopo quest'ultimo botto, rimane tra voi dal tunnel chi è sopravvissuto, ricordatemi. Solo Teresa. Teresa è scappellato. Greg deve sopravvivere. Sbucate in un'altra caverna molto. Appena ci arrivi dentro, in fondo, dall'altro lato della caverna, però di piedi, rialzato con su alcuni gradini. In questa caverna non c'è nessuno. È completamente vuota. Anzi, ci sono un po' di ratti che vanno in giro, che guardano anche un po' stupito il fatto che dopo chissà quanto tempo qualcuno mette piede in questa caverna, dopo ore e ore, no, che ti hanno messo stupito. Greg, tu guarda, padrone, ma che bel posto! E c'è anche un trono! Già! Aspettava me! Rimetto il diadema! E si trasforma di nuovo in questo bellissimo uomo dei capelli biondi. Ora va meglio! Greg, scartellato. Fot, benvenuti al mio nuovo regno! Altissimo, il soffitto come me! Grande, e nella tua testa adesso vedi questa caverna addobbata nel modo che ti piace di più, con delle grandi corde che vanno da un lato all'altro, con delle lanterne, con tanti goblin e chissà, magari un bazar. Ce lo vedo bene, qui, per un bazar! E qui, nel nuovo bazar dei goblin, chiudiamo la sessione. Quindi grazie ragazzi. Infatti, appunto, Greker e Yek sono dei personaggi che abbiamo utilizzato nella campagna che abbiamo giocato in Berna Waterdeep e che quindi hanno creato il bazar proprio come lo volevano loro. Esattamente. Quindi, che dire, grazie per averci seguito, grazie per essere stati qui ed aver contribuito alla nostra storia, grazie ai ragazzi di Ludiab che hanno organizzato questo evento, grazie al comune di Casoria e al patrocinato dell'assessore della cultura. Il Grog, troppo Grog. Questo evento bellissimo. Eh sì, questo evento molto figo. E niente, e quindi l'ultima cosa che ci rimane da dire è lunghi giorni e piacevoli notti. Ciao ragazzi, ciao a tutti.